Allora, non vedete, intanto saluto Noemi, prima cosa. Buonasera ciao, Michele, ciao. ciao. Non vedete la sigla dei 100 passaggi, eccetera, perché stasera dovremo andare a 1000, è una serata molto particolare, perché c'è lo scontro dell'epoca proprio attuale, che è Juve-Napoli, e ora vi dico perché questo comporta una diversità di gol di notte. Gol di notte questa sera farà tantissime cose, ma lo diciamo già, spargiamo la voce, anzi dico ai miei collaboratori, non l'abbiamo ancora fatto perché eravamo alle prese con tante cose, di spiegarlo anche sui social, quello che noi stiamo per fare. Allora noi dalle 20:45 io mi trasformo in Lamberto Giorgi, nel senso che ci occuperemo, oltre che delle cose di Roma e Lazio, soprattutto di Juventus-Napoli, anche con la nostra radio telecronaca, con i commenti, come si fa con In Campo con Roma e Lazio. Voi mi direte perché? Perché sono tantissime le persone che non hanno né Sky né Mediaset Premium, eccetera, eccetera. Per cui, così come vale il discorso per Roma e Lazio, vale anche per i tantissimi tifosi della Juve e del Napoli che voglio assolutamente rispettare per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. Per cui, per chi non è potuto andare in un bar da amici, eccetera, c'è la possibilità comunque di essere presente a questa partita insieme a noi. E tra l'altro, io dopo tantissimo tempo farò, certamente a stacchi non lunghissimi, la telecronaca, cioè, e questa cosa mi attira pure, devo anche essere sincero. E siccome se parliamo di telecronaca, quindi parliamo anche degli albori della mia attività, voi sapete che quest'anno era il trentennale del piccolo gruppo, ma soprattutto il piccolo gruppo ha partorito il Social Football TV, che è la nostra redazione, e allora capirete perché stasera avremo parecchi giovani, quindi ringioveniamo molto Gol di Notte. Piano piano ci dobbiamo riuscire. Allora, chiedo ad Alberto se posso andare per una volta tanto in carrellata a presentarli, perché poi vediamo la contrapposizione, se mi dà l'ok. Perfetto. Allora, Stefano Renzi, ciao. Buongiorno. Social Football TV, ovviamente, ed ex piccolo gruppo. Stefano l'avete visto già con Lamberto, così come avete visto anche Matteo Guaglini. Ciao Matteo. Ciao Michele, buonasera a tutti. Anche lui con Lamberto, e anche il nostro Tiziano Milanacci, anche lui con Lamberto. Ciao Michele, buonasera. Nel senso che, ve lo dico chiaramente, Lamberto vi ha fatto proprio e vi sta facendo una preparazione splendida, perché addirittura più di me è uno che dà una carica straordinaria, e fatemi dire che adatto non mi sta neanche sentendo perché l'ho visto che si avviava, se qualcuno glielo dirà, che lo ringrazio tantissimo per questo, perché vi ha ben preparati, quindi voi sarete con me nella prima parte Stefano, poi va in redazione Tiziano, Matteo rimane anche nella seconda, contrapposti con qualche anno in più, mi manca ancora Capua, che non so perché è ancora come al solito in ritardo, va bene, ma c'è Simone Pieretti, ciao Simone. Buonasera. E perché Simone lo volevo stasera? Perché Simone è colui che mi dà una grande mano nell'insegnare ai giovani a insegnare la scrittura, lui è un ottimo giornalista di carta stampata da sempre, lui ora, come sapete, da tanti anni scrive nel Tempo, e quindi in questo tipo di trasmissione Simone era perfetto. Così come è perfetto il nostro più antico redattore insieme ad Andrea De Filippis, che è qui da sempre con noi, anche lui un ex, che è Gianluca Guarnieri. Ciao Michele, buonasera a tutti. Quindi ci sei ovviamente anche tu. Allora, questa è una presentazione, ma voi sapete che dovete rispettare certi canoni, che sono quelli dei titoli. Quindi, sì. Perché i titoli sono rimasti uguali. I titoli ci sono. Sono sempre. Vediamo i titoli, se sono più giovani i titoli. No? Okay. Buonasera, allora Stefano, buonasera. Qual è il tuo titolo? Roma, vincere aiuta a vincere. Questo, intanto nel frattempo ben arrivato. Alberto, te lo dico, può entrare Capua? Può entrare? Sì, può entrare Capua. Va bene, prego. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ma lo sai che mi aveva preso angoscia sul fatto che non è arrivato? Non ti preoccupa. Vabbè, buonasera. Non che rifaccio tutta la presentazione, loro sono l'anima nuova, no, della nostra attività. Ragazzi, promettenti, social. Promettenti. Promettenti, bisogna vedere a che. Non promettete troppo, però. Allora, Capua, il titolo ce l'hai al volo? Sì, difatti, sì, fino è arrivato, dimmelo. Giusto in tempo per il titolo. Gioia Capitale. Buonasera Matteo, il tuo titolo? Buonasera a te, il titolo è Roma, sei pronta per giocare l'altra Roma-Liverpool. Simone, buonasera. Buonasera a voi, il titolo potrebbe essere Roma-Milano solo andata. Andiamo avanti. Buonasera anche a Tiziano, il tuo titolo? Il mio è Roma, la bellezza della tranquillità.
E chiudiamo con l'antico, la scelta dell'aggettivo prezioso, l'antico. Gianluca, è il tuo titolo. Il mio titolo è, visto che sono antico, 34 anni dopo. Allora, tra l'altro tu hai nominato l'altra Roma Liverpool, io feci un film, non so se te lo ricordi, che si chiama proprio l'altra Roma Liverpool, che mi riservo di trasmettere, e tra le altre cose anche all'epoca abbiamo fatto due cose, Alberto ed io. Io feci questo film prima della partita, con la contrapposizione l'altra Roma Liverpool fra Venditti e Antonello Venditti e i Beatles. Certo. Questa era la contrapposizione che chi facevo. Meglio di loro. E quindi abbiamo fatto musiche, filmare, era una cosa molto, molto particolare. Alberto fece una cosa straordinaria che più che mai attuale, perché fece la nottata anche allora per andare a comprare i biglietti quella volta della finale insieme ai tifosi, e lì stiamo dando la caccia a queste immagini che, dico la verità, ci dobbiamo dare da fare noi del social, il social è fatto di immagini, perché non le trovo, perché non riesco a trovare questo splendido filmato di Alberto, che era veramente ricordo, bellissimo. Me lo ricordo. Ha fatto questa nottata strepitosa. È peccato per noi beatlesiani, noi che siamo dei Beatles, perché siamo veramente in questa angoscia, diciamo, se ti fare per l'uno o per l'altra, non saprei. Ah, tu non... Che poi i Beatles non c'entrano con il Liverpool, c'entrano no, pochissimo. Anche dell'Everton, perché qualcuno. McCartney è dell'Everton, sì. Harrison no, vabbè, e Lennon non erano affatto. Va bene, usciamone. La notizia di questa sera è ufficiale, ormai l'ha detto, Pino Capua, per amore della città, è indeciso tra il tifo, tra la Roma e il Liverpool. Esatto. È giusto? Molto indeciso. È molto indeciso. È la prima volta che cade una cosa del genere. Beh, è un evento così straordinario, però sai, i Beatles mi stanno talmente nel cuore che poi non saprei. Ti farò però per Cengiz Under, sicuramente, che è il giocatore della Roma preferito, come si è vinto nelle ultime trasmissioni. Come no? Va bene, allora usciamone da questo intrigo. Credo che ce l'abbiamo ora il tempo per vedere i filmati, siamo pelo pelo in tempo per vedere il servizio di Gianluca Guarnieri, che è relativa alla vittoria della Roma sulla SPAL. Fatemela dire questa cosa, perché ho capito tutto, perché andarci a incastrare in certi ragionamenti, anche perché in questo momento, lo dico, la Roma gioca bene, la Lazio gioca benissimo, è un momento esaltante, no? La Lazio oggi ha fatto una partita splendida contro la Sampdoria, ma che si scrive che la SPAL si è scansata, io credo che solo un folle lo può scrivere, lo può dire, ma com'è possibile? Quelli vanno in B. Era nettamente inferiore. È nettamente certo inferiore. Certo, non ha fatto proprio neanche un minimo di resistenza. Ma che deve fare? Non gliel'hanno fatto. Scusami. Everton, diciamo che si ha randellato parecchio. No, ma tutto quello che ti pare. Ma spiegami perché. Se tu mi spieghi perché, al di là dell'affetto per la SPAL, ti do ragione. Perché com'è il Crotone possibile? Ha fatto 1-1 con la Juve. E che c'è? Ed è la stessa cosa. Ma pure la SPAL ha pareggiato con la Juve. Ho capito, sì. Evidentemente. Evidentemente la Roma è stata più forte. Perché, in questo contesto, nella partita di ieri, che ovviamente è un po' disturbato. Ma pensi che loro non volessero impegnarsi? No. Non è che c'hanno, dice, però se ti ci metti fai 1-1 con la Juve, Crotone Juve. Ma lì non hanno avuto il tempo. Ma ogni partita poi è diversa dall'altra. Però entra nel meccanismo nel quale c'è chi spera che la SPAL possa fare però qualcosa di meglio. Che abbiamo fatto noi a Ferrara? Dico pure noi. Abbiamo vinto. Quanto? Tanto a poco. E allora, evidentemente, lei quando trova un certo tipo di squadra in grande forma, la SPAL poi si demolisce. Certo. E che allora Inter e Roma hanno detto se la SPAL si è scazzata con la Lazio. Però il Benevento è andato a Milano a San Siro e ha vinto. Ma questo è il calcio, che vuol dire? Lo so. Ma il problema magari è che ci speravi. Bravo. Proprio perché il calcio ci speri. Ma pensa io che può battere Federer. Roma, ma perché l'antagonista per la Champions. Sì, però è stata nettamente più forte la Roma, come la Lazio fu nettamente più forte con la SPAL. Michele, abbiamo anche il tempo prima di guardare il filmato. Di ricordare anche come contattarci sul numero WhatsApp 349-98012-56 per inviarci i vostri messaggi. Molto bene, oggi avete visto abbiamo bloccato tutto, non abbiamo neanche la parte social, tra l'altro facciamo anche gli auguri perché non stava benissimo Chiara. Allora, detto questo, vediamo allora SPAL Roma, Gianluca Guarnieri. Tiziano, parto da te, che partita è stata questa? Hai sentito già un po' di polemiche questo SPAL Roma?
È stata una partita inaspettatamente tranquilla per la Roma, come ho detto nel mio titolo. La Roma si presentava senza De Rossi, senza Dzeko, senza Florenzi, con tanti cambi. Anche il modulo diverso era tornato al 4-3 di Francesco e chiaramente con il pensiero al Liverpool. Mentre invece scusa, la squadra... perché avevi dubitato che di Francesco... Però è normale che un pochettino il pensiero, una partita storica... È una partita storica, la rifarà poi, sistemerà la squadra secondo squadre. Sì. Beh, lui perché il suo secondo me, è quello. Però secondo me la Roma a Bologna... e con la Fiorentina ha pagato molto il pensiero del Barcellona, quindi poteva pagare il pensiero di Liverpool, perché è ancora più importante. Ah, in quel mentre senso. Invece no, io parlavo tatticamente. Tatticamente invece è stata perfetta, perché con Nainggolan e Shaarawy esterni ha aperto il campo e Schick da centrale ha completamente... Hai il consenso di Gianluca, che vedo che fa sì, la testa. Sì, però sì. Lo perdi, ma lo sai che lui non può vedere Manolas? Lo so, ma lui, Manolas a livello tecnico ti assomiglia un po', lo sai. Assomiglia a livello tecnico. Però vedevo che concordavi. Sì, no, ha perfettamente ragione, perché comunque le idee di Francesco si sono rispecchiate nella disamina di Tiziano. Poi aggiungerei anche la buona prova di Jonathan Silva, che era proprio l'esordio assoluto sì. Sull'out sinistro, sostituendo che un perno. Non sapevamo chi fosse. Si pensava a tutto che fossero come i due portoghesi della Lazio, quelli che non sappiamo dove stanno. No? Dico, invece questo qui esiste. E poi è uno ex Boca, ex Sporting Lisbona, comunque viene da... Invece, senti, voglio chiedere una cosa. Chic. Un tuo pensiero su Schick, che ha fatto finalmente sto gol. Schick, lo stiamo aspettando tutti, finalmente si è sbloccato. Insomma, speriamo che continui su questa strada. Già col Barcellona, nella partita di ritorno, sì. Ha fatto intravedere buone cose. Nel derby con la Lazio si era un po' spento, mentre stavolta a Ferrara l'ho visto più convinto, anche quando magari ha sbagliato, chiedeva sempre palla, diciamo giocava palla con i compagni, è stato molto propositivo e questo l'atteggiamento mi è piaciuto. Matteo, molto. Cosa che ti piace di più in questo momento della Roma? Allora, mi piace la mentalità nuova della squadra, perché è una squadra che da Barcellona in poi ha cercato una mentalità più da grande squadra, sì. Cambiando il modulo, passando in quella partita con 3-4-1-2, questo è segno della mano dell'allenatore nella parte tattica, e mi sembra anche che nella testa, che è un vecchio problema della Roma, un vecchio retaggio, ci sia invece un nuovo passo in avanti, e probabilmente, come dicevamo ieri, forse quella gara è stata lo spartiacque tra la vecchia mentalità e quella nuova. Allora, adesso andiamo a dare un'occhiata bellissimo, al servizio. Bellissimo, perché io sono convinto che lui scommetterebbe qualsiasi cifra sulla Roma che vince la Champions. Sono convinto. Sì. Siamo in televisione, dobbiamo tenere le mani sul tavolo. No, ma perché è bellissimo, perché la sera dopo la partita con la Fiorentina l'avrebbero ammazzati tutti, uno per uno. Questa è la verità. Io no. E poi improvvisamente scappa. Però, perdonami. Però lì c'è la mano dell'allenatore che cambia. Sì. E dice, io ho sentito tutte le radio anche dopo Salisburgo. Ma infatti, vabbè, però con qualche diciamo particolare differenza. No, per questo motivo dicevo anche nel titolo: vincere aiuta a vincere, perché con la Fiorentina venivamo da una sconfitta con il Barcellona, e quindi ecco, c'era stato questo atteggiamento molto anche nella partita con la Fiorentina, triste, deprimente. Invece, dopo il ritorno con il Barcellona, anche al derby, anche se non è stata una partita felicissima. Ma a Ferrara invece è stata una prova brillante, nel senso la Roma è andata, come dice Tiziano, sulle dell'entusiasmo, esatto. Con tranquillità. A differenza della partita col Genoa, dove era più la squadra un pochino più deconcentrata molto, in certi momenti. Molto più deconcentrata. Sì. Andiamo alla Lazio, vediamo il servizio di Andrea De Filippis e poi voglio il commento di Simone su questa partita, che a me personalmente in alcuni momenti è piaciuta veramente tanto la parte della Lazio. E Simone, qual è il tuo commento sulla partita? Beh, io credo che sia stata una partita quasi a senso unico. La Sampdoria ha fatto poco, anche se qualitativamente non mi è dispiaciuta, perché la Sampdoria ha ottime individualità. Hanno provato a tenere un quarto d'ora, 20 minuti, poi è uscita la Lazio bene, ha sfiorato più volte il gol. Leiva ne ha sbagliato uno clamoroso di testa, un paio di parate di Viviano prima del vantaggio della Lazio, che comunque ha chiuso meritatamente il primo tempo sul 2-0. Note a margine, l'infortunio di Parolo, sinceramente oggi c'era anche parecchia gente, più gente del sì, solito. Sì, c'era una cornice splendida, l'ha sottolineato più riprese Inzaghi. Due o tre note quelli, l'infortunio di Parolo dopo 18 minuti, sapevamo tutti che stava male, infortunato nel riscaldamento di Firenze, io credo che sia stato un rischio eccessivo. Non so se è ascrivibile all'inesperienza di Inzaghi
o alla mala gestio di una situazione proprio scientifica, perché nel momento in cui un giocatore ha un problema muscolare il mercoledì sera, riproporlo in campo la domenica pomeriggio diventa un problema. Tant'è che ha alzato bandiera bianca e il rischio è quello di perderlo da qui alla fine della stagione. Vedo pronto Pino, una sola cortesia, perché il ricordo l'ho fatto così del piccolo gruppo, ma per tutti quelli che sono interessati a questa edizione che è roteante, perché durerà a giro, riprende, c'è il secondo e poi ci fermeremo, però, perché l'età comincia poi a farsi sentire. Allora il sito è quello. Per poter avere un colloquio con me sul nostro corso bisogna mandare un'email a micheleplastino@virgilio.it, un'email con il vostro telefono e il vostro nome, vi richiamo io personalmente. E grazie Alberto. Detto questo, però abbiamo l'appuntamento del weekend, sì, con l'Opel, con la nostra Opel Autostemac, vediamo la telepromozione insieme, il nostro spottino. A fra poco. A fra poco. Ho dimenticato la mia borsa. Vai, vai. Lentamente. Guarda. La mia borsa era ancora lì. E la tua borsa bacia bene? Il nuovo Opel Crossland X, con la telecamera posteriore a 180 gradi che può vedere persino dietro gli angoli. In prima assoluta. It's a good life. Allora, Pino, ti vedo entusiasta. No, allora, al di là delle belle cose che ha fatto la Lazio, che ha commentato in maniera perfetta Simone adesso, in effetti l'unico neo di questa giornata è proprio l'infortunio a Parolo. Ce lo potevamo risparmiare, secondo me. Cioè, in questo momento non era necessario rischiare una posizione del genere, anche perché Parolo è veramente un trascinatore in campo, no? È il secondo capitano, è quello che nel tempo ha dato prova di concretezza sia morale che tecnica. E poi gli infortuni muscolari, Michele, hanno dei tempi che devono essere rispettati, e credo che Simone Inzaghi in questo non c'entri niente. Questa è una j'accuse, no, ai dottori, è che non parliamo di domenica scorsa, Michele, parliamo di mercoledì, sono passati tre giorni, e allora perché? Non ha giocato, non lo so. No, magari il giocatore avrà provato a... No, probabilmente avrà provato, però ripeto, comunque, sugli infortuni muscolari io credo che l'esperienza mi insegna, bisogna stare molto attenti, quindi probabilmente si è rischiato e si è rischiato male. Su Immobile è andata bene sulla contusione, che era a rischio per Firenze, è andata bene perché il giocatore è rientrato, ha fatto bene sia a Firenze sia oggi. Vabbè, ma non era la lotteria. Però era, no, nel senso che era diverso, era contusivo, però l'infortunio muscolare di Parolo probabilmente... Dispiace perché Parolo in queste ultime partite poteva essere assolutamente fondamentale. Voglio ricordare a tutti coloro che ci seguono che questa sarà una serata speciale, perché c'è la partita del secolo, che è Juve-Napoli, per cui per andare incontro a coloro che non hanno gli abbonamenti alle Pay TV, noi durante la partita commenteremo la partita con voi, con lo studio, con tra l'altro altri giovani giornalisti del Napoli e della Juve, oltretutto, e poi i giovanissimi Simone e Pino, però lo faremo con grande continuità. Detto questo, vogliamo ricordare ancora il numero di WhatsApp? Sì, come contattarci, esattamente, il numero è il 349-980-1256, e noi ci fermiamo soltanto per pochissimo, andiamo in pubblicità. Allora, come vi ho detto, fra poco entreremo anche nel clima di Juventus-Napoli, sarà un cimento, chiedo veramente alle forze giovanili di darmi una mano, perché non dobbiamo dimenticare gli argomenti di Roma e Lazio, ma dovremo stare attenti su questa partita, ripeto, il rispetto per tutto l'affetto che tantissimi tifosi del Napoli mi hanno qui a Roma sempre dato, e devo dire anche la stima di tanti tifosi della Juve, quindi non tutti hanno Sky, non tutti hanno la Pay TV in assoluto, Mediaset Premium, e quindi noi offriamo il servizio, che è una caratteristica importante delle Roma 56, perché voi non potete veramente immaginare quanta gente segua Lamberto Giorgi in campo con Roma e Lazio, quindi è una cosa molto bella, e l'ho detto, io stasera mi trasformo in Lamberto. Lamberto, mi prendo pure il caffè, farò la pubblicità, farò tante cose stranissime. Fai anche un po' di telepromozioni. Sì, sì, anche faccio anche, tutto, sì. Un po' tutto, sì. Allora, direttamente Roma e Lazio, perché comunque dalla partita di questa sera
dipenderà molto del cammino delle due allora, squadre. Ragazzi, aspetta. Per forza di cose, perché c'è Juventus-Roma e c'è soprattutto domenica Inter-Juventus. Facciamo pronostico. Parto io stavolta. X tutta la vita. Sì. Che per me. Io sarei adesso, sinceramente, pronostico? Più per la vittoria del Napoli. Dici che vince il Napoli a Torino. Tu? X. X pure te. Simone? Vince la Juve. Vince la Juve. Matteo? X. X? Vince la Juventus. Vince la Juve? X perché va bene entrambe. La Juve rimane a meno 4 e il Napoli aspetta Inter e Roma contro la Juventus. O perlomeno spera ancora, no? Resta 4. Perché comunque 4. La Juve deve andare in trasferta in tutte e due e Inter e Roma hanno tanto da giocarsi. Allora io credo di aver almeno meritato un po' di stima anche dei tifosi juventini qui a Roma, perché parecchie battaglie ho dovuto sostenere, no? Però domenica l'idea, c'è sì, l'idea c'è che a Napoli sono prenotato per rifare la trasmissione che io ho tanto amato e per cui sono ancora così ben voluto a Napoli, che era la grande attesa dello scudetto, 24 ore di seguito lì, pur da laziale mi hanno sempre amato, sapevano benissimo la squadra per cui tifavo io, l'idea di rifare quello e risentirmi un po' giovane, se Dio vuole... Devo dire che mi farebbe impazzire, lo dico proprio con tutta la passione del mondo, no? Napoli è Napoli, anche se tu sei tifoso dell'Inter, va bene. Vabbè, ma chiaramente questa non sera, è mia insomma, tipica. Non... Già ora? Tipica. Siamo pronti con Torino? Vediamo un po'? Siamo pronti con Torino? Ah, bene, Giacomo Nannetti che è in curva della Juve. Ci sei, ciao. Giacomo? Sì, ciao Michele, ti sento un po' piano, ma ti sento. Ecco, allora io riesco a sentirti, parla il più forte possibile sì. E Giacomo cerca di raccontarci che clima si vive quando mancano 10 minuti all'inizio della partita. Beh, ciao Michele, buonasera a tutti. Guarda, il clima è un clima fantastico, come puoi immaginare, il clima delle grandi occasioni e soprattutto è il clima assolutamente da un grande appuntamento. L'evidente non deve sbagliare perché poi sta penalti, il calendario assolutamente non l'aiuta. E questa occasione è troppo ghiotta per essere sprecata, quindi i tifosi saranno il 12° uomo in campo. Senti Giacomo, i tifosi del Napoli dove sono sistemati? I tifosi del Napoli sono nel settore 8, non è completamente esaurito, però... Col telefono, anche... c'ha ragione, scusami, bravo Albe, via questi cavolo di telefonini, si sta informando, sì, vabbè. È assolutamente, levagli il telefono. Stava vedendo il calendario. Scusami Giacomo, scusami. Sì. Dicevo, sono sistemati dall'altra parte? Dall'altra parte nel settore Occhi, di accanto alla curva nord. E anche questo è uno stimolo più per noi bianconeri per cercare appunto una vittoria, soprattutto con i tifosi in Napoli che erano da diversi anni che non stavano. Ascoltami Giacomo, perché purtroppo non ti sento benissimo. Con i rapporti tra le tifoserie oggi, a tutto a posto o è successo qualcosa? Molto limpido, perlomeno da quello che so io, sono tutto molto tranquillo. Ah, bene. Da punto di vista purtroppo, Giacomo, ti stiamo perdendo. Cercheremo di sentirti alla fine del primo tempo. Solo una cosa ti chiedo: sono state già annunciate le formazioni allo stadio? Sì, no, le formazioni ufficiali ancora no. Stanno adesso dicendo quella del Napoli e tra poco inizia con quella della Juve, quindi probabilmente non si sentirò più. Va bene, tanto adesso le daremo da qui perché come vedi c'è il segnale disturbato. Ok Giacomo, a dopo, grazie a anche dopo. Giacomo Nannetti è nel nostro gruppo, ovviamente è lui tifoso della Juve, che quindi sta in questo momento in curva juventina. Cerchiamo di far sentire un po' tutta l'atmosfera di questa serata molto particolare. Allora, che temete della Lazio? Tiziano, il gioco, dato che c'è la corsa, il gioco giocherà con Torino, Crotone, Atalanta, squadre che comunque se le affronti con un'idea tattica per me le batti, quindi io credo che la Lazio arriverà a Lazio-Inter all'ultima giornata con da assoluta padrona del proprio destino. E con la Roma? Ma in più della Roma ha sicuramente il solo pensiero del campionato e il fatto che giocando l'ultima gara a Roma contro l'Inter può anche scegliere magari, perché comunque sono due posti utili, terzo e quarto posto, in questo momento cambia poco, quindi può scegliere e in più della Roma ha questo unico pensiero. Matteo, tu che temi della Lazio? Allora, io temo il carattere della Lazio, la mentalità della Lazio, perché la Lazio nel suo gioco d'attacco propone una diversità rispetto a tutte le altre squadre, è la squadra secondo me che gioca meglio in attacco insieme al Napoli, con questo contropiede lungo, con tanti giocatori che entrano dentro l'area partendo da lontano, e io temo molto il carattere perché la Lazio, a differenza della Roma, sa reagire nei momenti difficili.
Chi temi di più della Lazio come giocatore? Come giocatore, naturalmente Ciro Immobile, visto che è capocannoniere di questa Serie A, quindi mi sembrava abbastanza, però anche lo stesso Milinkovic dimostra partita dopo partita di essere veramente un giocatore di livello internazionale. Secondo te chi arriva prima tra Roma e Lazio? La Lazio, sì. Nonostante il calendario leggermente sfavorevole, secondo me arriva sopra la Lazio. Per te, andiamo da quest'altra parte, per te Gianluca? Secondo me l'uomo in più della Lazio è Simone Inzaghi, perché è un allenatore che oltre a saper conferire gioco, è un allenatore che si fa molto amare dai propri calciatori, dai propri uomini, e se i propri giocatori riescono a dare qualcosa in più per il proprio allenatore, significa che sei praticamente l'uomo che può dare qualcosa in più. Inzaghi è, secondo me, è l'uomo in più della Lazio in tutti i sensi. Allora, intanto, sempre in questa serata così particolare, noi concluderemo questa parte con, se ho l'ok della regia, con insieme le conferenze stampa, almeno le prime, vorremmo sentire sia di Francesco che Inzaghi all'inizio, in modo tale che poi avremo la possibilità anche di cambiare alcuni del nostro studio. Pino, tu che temi di più della Roma? Ma sai, la convinzione che ha in questo momento la squadra di essere in un momento di grande entusiasmo, per cui la Roma, quando ha conquistato col Barcellona la semifinale di Champions, da quel momento sono cambiati tutti, compresi i tifosi, compresi i panchinari, compresi i massaggiatori, sono esaltati giustamente in questo momento. Vedere, però, e quindi giustamente, ripeto, e quindi in questo momento temo proprio questa grandissima sicurezza e grandissima voglia di fare di meglio. Simone, ma l'Inter? L'Inter io credo che comunque è lì meno un punto. Sembrava quasi un disastro a un certo punto, domenica con la Juve, perde domenica prossima a tenere la squadra lì, e probabilmente sarà decisiva proprio l'ultima tra Lazio e Inter, e quindi lì Lazio secondo me no, secondo me perde domenica con la Juve l'Inter, perché non so come va a finire stasera, ma comunque sia la Juve domenica va a Milano e vince. Allora, se rientra il vecchio laziale che c'è in me, quello perduto ormai nei meandri della ragione, quella partita lì il mio terrore è lo no. È certo. Certo, è chiaro. Eh? È chiaro. E già potevamo aspettarcelo, però non credo che ci saremo in queste condizioni. Perché a seconda, Michele, a seconda di come va stasera, la Juve se la gioca in maniera diversa con l'Inter domenica e con la Roma domenica con l'altra. Mm. Ma secondo voi Spalletti ha saputo fare la differenza da allenatore dell'Inter? Ha saputo donare qualcosa sì, in più? Quest'anno sì. Continua a essere un incomprensibile lui, però insomma l'Inter... Sì. Proprio noi parliamo così, la faccio sono silenziosa apposta. Cioè, si è liberato. No, ma io in cosa? Nell'Inter. No, secondo me non cioè, arriva dopo. Che furba che è. È scaramanzia o... È interista, ma è sempre napoletana. Per scaramanzia, però... Sta lavorando qui a Roma, ci seguono i tifosi della Lazio e della Roma. Assolutamente no. No, non è vero. No, assolutamente no. Tra le tre squadre, secondo me sì, però che Spalletti abbia fatto qualcosa, questo è in dubbio. Ma perché sei dell'Inter a Napoli? Perché mio padre era interista e quindi sono cresciuta vedendo l'Inter. Il papà non era napoletano. Ah, non è napoletano. Quindi... È marchigiano. No. Sì. Ah, ecco, vabbè, no, c'è un'origine. Quindi... C'è un'origine a tutto questo. Allora, le squadre stanno per entrare in campo. Io intanto chiedo la possibilità di avere la formazione ufficiale, se ogni tanto mi vedrete con gli occhi bassi, è perché ho il monitor basso, quindi vi chiedo scusa, mentre ritorno di nuovo a voi per dire, secondo te Tiziano, da adesso in poi in campionato comunque lui giocherà di Francesco sempre col 4-3-3, mentre in Champions vediamo, oppure ogni partita potrebbe essere una sorpresa? Ogni partita è una sorpresa, a Liverpool giocherà 3-4-3, con il Chievo credo 4-3-3 perché farà dei cambiamenti. Però a Liverpool 3-4-3 perché? A Liverpool mette 3-4-3, l'unico mio dubbio è tra Under e Schick in alto a destra, per me metterà Under perché adesso anche Perotti che può spaccare la partita nel secondo tempo. Il Liverpool come gioca adesso? 4-3-3? Il Liverpool sì, gioca 4-3-3, però il Liverpool ha forti problemi difensivi e con un centrocampo a 4, con Strootman libero di pressare alto,
è un 3-4-3 sì, sì. Molto... No, è per evitare l'uno contro uno. Non è molto fisico il centrocampo del Liverpool, quindi ecco, quello potrebbe sì. soffrirlo. Insomma. E la, giustamente, come hanno detto i ragazzi, la posizione di Strootman è ulteriormente accresciuta sì, dal cambio del modulo. Giocando a 4 a centrocampo fa meno fatica, è più lucido e può dare molti più input, soprattutto nella manovra offensiva, oltre partita, che pressare. Non c'è partita, Michele, non c'è partita. Perché? Che dici? La Roma va a Liverpool, se la gioca tranquillamente senza rischiare, e poi qui a Roma gliene fa 3 senza problemi. Ecco. Non è così. Allora, credo che chi segue Gol di Notte è buon testimone che se c'era uno che aveva, ahimè da laziale, fiducia nella Roma contro il Barcellona ero io. Ho discusso con tutti gli opinionisti della sono Roma. Sono testimone diretto. Vero che sei testimone diretto. Sì, sì. Allora, io ritengo però che questa la Roma ha sempre lo stesso vantaggio che è importante di giocare la seconda in casa sì. E ridico i motivi, perché quando una squadra gioca in casa la prima partita ha sempre il braccino un po' corto perché teme il gol che vale doppio degli avversari. Quindi questo è il grande vantaggio, poi al ritorno della certo. giochi. Però questa è più complicata. Intanto perché il Liverpool non c'ha la presunzione che ha avuto il Barcellona, sì. È meno forte ma è più affamata, sì. E tant'è vero che Klopp, che, e tra l'altro c'ha un grande allenatore che il Barcellona non ce l'ha, esatto. E infatti ieri è stata la volta giusta per cui Klopp si è avvelenato, perché si sono fatti rimontare 2 gol sì, pensando fine. Al futuro e l'ha ripresi subito e le ha messe lì, ha preso per il colletto e l'ha inchiodati al muro negli spogliatoi, quindi... È una partita apertissima. E poi anche nei quarti di finale ha giocato all'andata in casa il Liverpool col City, però sì. È riuscita e ha stravinto. Sì. Ha vinto tutte e due le Allora, ragazzi, andiamo un attimo ora alle conferenze stampa. Eccolo qui. Allora, vediamo Buffon, poi Okeres, Benatia, Chiellini, Asamoah, poi c'è Khedira, Pjanic, Matuidi. Sì. Poi c'è Douglas Costa, Higuain e Dybala. In questo senso non si capisce, ma sarà, non, credo sia 4-3-3, sì, ma 4-2-3-1 per sì. me. Poi vedremo, ve lo dirò fra poco. Per me dovrebbe essere 4-2-3-1, quindi questa è la formazione della Juve, la partita sta per iniziare. Vediamo se ho anche quella del Napoli. Meno male che la vista da lontano funziona bene. Un attimo solo, dovrebbe essere comunque, ecco qui, Reina, Isai, Albiol, Koulibaly, Mario Rui. Allan, Jorginho, Amsic, Caillon, Mertens e Insigne. Allora, quella che praticamente era stata annunciata. Non ha messo Milik neanche stasera. No, in questa partita all'inizio. Ma fammi mettere Mertens, dammi retta. Allora, io intanto saluto per modo di dire Tiziano perché rimane qui. Saluto invece Stefano. Grazie Michele. Grazie a te e saluto Gianluca che però lo stesso rimane qui. Matteo rimane a rappresentare voi in questo momento neutro tra juventini e napoletani. E noi ci andiamo a sentire parte di Di Francesco e parte invece di Inzaghi. Mentre già vi dico che è iniziata la partita con la Juventus che sta manovrando, vediamo se riesco a fare in tempo a vedere in linea di massima come sta giocando, no, perché l'azione è in movimento. Comunque palla la Juve e Napoli che pressa, conferenza stampa e poi ritorniamo anche con cronaca della partita nei limiti di quello che possiamo fare dei diritti. Prego. La Roma deve essere pronta, ha dimostrato di avere assimilato determinati concetti che voglio io, la capacità di preparare le partite in un certo modo, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione perché siamo scesi in campo determinati nel fare la gara, concedendo niente agli avversari tranne l'episodio iniziale in area di rigore su una nostra palla persa, però nell'insieme generale abbiamo dominato la gara sotto tutti i punti di vista con grande personalità e di questo sono molto contento. Quando si vince il turnover funziona sempre, però nella crescita generale di questa squadra noi dobbiamo essere bravi a cercare di ruotare determinati giocatori, perché è impensabile, e lo ridico sempre per la stessa volta, che per me questo turnover manca, esiste nella mia testa, perché esiste una squadra che è la Roma, che è composta da tanti giocatori, dove tutti per il modo mio di lavorare devono sentirsi protagonisti, e in questi giorni ne abbiamo avuto la dimostrazione. Siamo stati bravi a non perdere terreno, sono stati bravi anche loro a vincere le loro partite e adesso insomma continueremo, già domenica ce ne sarà una Torino non semplice, però insomma noi cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo sperando che le cose possano andare bene e continuare a credere nel nostro sogno che ce lo trasciniamo dal 20 di agosto e vogliamo proseguire a sognare. Fare delle classifiche sulle partite che andremo ad affrontare è difficilissimo perché sono tutte partite difficili, ogni squadra in Serie A lotta per il proprio obiettivo, è normale che
c'è la speranza che le nostre antagonisti debbano affrontare tutte e due la Juventus e speriamo insomma che possano perdere qualche punto, però noi al di là di guardare gli altri dobbiamo guardare in casa nostra e sappiamo che adesso il prossimo scoglio si chiamerà Torino, una squadra molto ben costruita che dovremo cercare di affrontare nel migliore dei modi con lo spirito giusto. Ecco, no, perché volevamo avere certezza sulle formazioni. Io intanto saluto lo studio che si è formato, sta attaccando nel frattempo il Napoli, adesso fra un po' ci andremo. Allora, per il Napoli, Francesco Falzarano, che sapete di Benevento, ma famiglia di grandi tifosi del Napoli, anche lui. Francesco, buonasera. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Intanto lo sentirete un po' anche dal modo parlare corretto, ma con la armoniosa cadenza. Per la Juve abbiamo invece uno dei nostri componenti del social, che è internazionale, Oliver Jones, che è bellissimo. Buonasera, è bellissimo. Oliver Jones, che per me dovrebbe fare il cantante. Cioè, c'ha tutto del nome. Oliver Jones, cantante del gruppo Uno Qualsiasi, no? Ciao Oliver. Ciao Michele. Già buonasera. Stai soffrendo per la Juve? Moltissimo. Poi mi spieghi come nasce. Da non confondere con gli Oliver Onions, però. È vero, ecco perché allora c'avevo l'assonanza. Invece, ancora per il Napoli, un abbraccio ad Alessandro Aita. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Poi noi abbiamo Napoli... più che Napoli, tifosi del Napoli, Campani, perché lui sì. È Caserta, la mia cara Caserta, quindi è quindi numero uno loro nella mozzarella, questo lo possiamo dire, e nella numerologia, perché i miei numeri sono 8 e 23, il prefisso di Caserta è 0823, quindi è il massimo. Francesco, sai che tu sono anche miei, i miei numeri, sì. Vedi? Dove nasce 100 anni dopo, allora eri del destino, allora. Qualcuno faccia arrabbiare se dico così. Allora, Francesco, hai già mi puoi dare le formazioni? Sì. Me le ridai anche tu perché così le abbiamo date velocemente. Juventus attacca il Napoli. Con il 4-3-3 con Buffon in porta, Ovedes, Benatia, Chiellini da Samoa, Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo, dirigente offensivo con Douglas Costa, Higuain e Paolo Dybala. Non me lo dire, che sai perché non ci credo? Perché questo è il mio sogno tattico. Ho sempre detto, ma perché la Juve anche con Dybala non fa il 4-3 larga sinistra? Per questo non ci credo, perché non l'ha mai fatto. Quindi voglio controllare su questo fatto. Napoli anche per loro, classico 4-3-3 con Reina in porta, Isai, Albiol, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Jorginho, Hamsik e Allan, classico dirigente offensivo con Caleon, Insigne e Mertens. Allora intanto al di là di quello che è l'assetto tattico, Napoli comunque che fa il suo gioco, Napoli, chiedo scusa per gli occhi bassi, ripeto, aggressivo, già in alcune circostanze in questi pochissimi minuti abbiamo visto che si avventura anche tra i primi portatori di palla, in questo momento il Napoli che sta provando a inserirsi in attacco con Allan non ci riesce, c'è l'intervento dei difensori della Juve, c'è Asamoah che tocca ancora all'indietro il pallone, riparte l'azione di difesa con Benatia, poi Ovedes ancora Benatia, tiene palla sempre nel pareggio, è come se la Juve invitasse il Napoli ad aggredire alto. La via d'uscita è il passaggio a Buffon, per cui fra poco il Napoli lo capirà e manderà qualcuno su quella traiettoria. Ancora Juventus con palla al piede, perde il contatto poi Douglas Costa che era andato a cercare di riprendere il pallone, riparte la Juve sempre con palleggio da Buffon a sinistra, sbagliato l'appoggio, adesso ancora però... c'è l'intervento risolutivo, c'è un giocatore però a terra di Pjanic che manda il pallone in fallo laterale. Chiellini ha dei problemi. Chiellini ha dei problemi. Sono due giocatori che si stanno scaldando, Rugani e credo Lichtsteiner, se non vado errato. Comunque perché Chiellini si è infortunato credo ai primissimi minuti. Però prima che esce, Chiellini deve stare proprio male, no? Male per uscire. No, Rugani e Barzagli si stanno scaldando. Perché se no non esce mai, in ogni caso. Allora l'azione... è fermo, approfitto, esce. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, se esce. Sì, io vorrà farlo uscire visto l'infortunio, visto l'acciacco. No, per me esce a farsi vedere e poi ancora però non è deciso. Era stato l'infortunio dopo uno scontro con Insigne, tra le altre cose. Quello che avevamo visto prima, sì, tra l'altro. Sì, quindi... Non è una contusione, gli ha tirato. Sì, Oliver, dove nasce la tua Juventinite mentre il gioco è fermo? La mia Juventinite nasce in modo un po', diciamo, non particolare, perché comunque in famiglia non avevo nessuno di Juventino, però comunque mio padre è inglese, mia madre non è di Roma, quindi diciamo mio padrino era Juventino, quindi ecco, me l'ha trasmessa lui. Ecco chi ha dato il marchio. Che temi di questa partita? L'infortunio di Chiellini in primis.
e l'approccio mentale, secondo me sarà molto importante, perché onestamente questa partita la temevo molto meno prima del pareggio col Crotone, certo, che secondo me può aver tolto certezze alla Juve, ma molto di più averle date al Napoli. Allora, intanto vi dico che molto bene l'approccio del Napoli. Il Napoli gioca la sua partita, sia palla a sé, ma palla alla Juventus, è estremamente aggressivo, sempre di più in questi ultimi secondi, in questi ultimi minuti. C'è da capire se la Juve sta invitando il Napoli a fare questo perché magari ha un antidoto, o se invece è proprio il Napoli che sta cercando di far la partita così. Però per il momento la Juve non supera la metà campo, proprio perché il Napoli in genere cerca di fermarla prima. Forse lo fa adesso con la Samoa, che tocca in avanti ancora il pallone, c'è ancora l'azione che svaria sulla destra dove c'è Douglas Costa, il cross dall'altra parte verso Samoa, l'intervento di Isai che libera e sfuma questa opportunità. Allora volevo sapere che Napoli state vedendo invece, appunto, Francesco e Alessandro? Ma un buon Napoli che è partito bene, il Napoli deve scrollarsi di dosso, diciamo, la paura dello Juventus Stadium, visto che ha perso 7 partite su 7 e ha fatto solo 3 gol e ne ha subiti 17 da quando c'è lo stadium. Quindi deve scrollarsi di dosso questa paura, anche perché se vuoi arrivare a certi obiettivi devi vincere certe partite. Quindi continua il Napoli a pressare, a rubare palla. Adesso c'è anche un altro giocatore infortunato. Attenzione, attenzione, perché qui vediamo se l'arbitro fischia la punizione. Fischia la punizione, perché con tanto di ammonizione non era una chiarissima, ma poteva anche essere chiara, occasione da gol da parte del Napoli. L'ammonizione, adesso poi controlliamo, mi sembra che sia Samoa, potrebbe essere il giocatore ammonito, o Benatia, uno dei due. Benatia. Benatia è stato ammonito perché ha toccato il piede del... chi era? Mertens? Sì, Mertens, sì. L'altro forse dovrebbe essere, sì, non sono certo per... Cosa? No, a Samoa invece, l'altro per la protesta invece. Ah, quindi ne ha ammoniti due in un solo, sì, contesto. Ecco, no, per questo intervento. Ah, su Caglione. Ah, sì, sì, era quello precedente. Sì, quello precedente. Poi ha lasciato continuare e quindi poi ha fatto bene. Quindi chiaramente anche per l'arbitro è un grande cimento, perché è una partita stravista. Allora, seguiamo un attimo questa azione, vediamo se si riprende subito, poi vengo da voi. Vedo che si attardano un po'. Allora, Francesco, che Napoli sta vedendo? Un buon Napoli, come dicevo. Tra l'altro, da un punto di vista tattico, credo che la Juve si sia schierata molto semplicemente con un 4-4-2, con Matuidi che si allarga sull'esterno a sinistra, come Allegri fa spesso. Questo sarà un quiz adesso per almeno un quarto d'ora, perché finché la palla non andrà fuori e calcerà Reida, no, non lo sapremo però mai. Però Allegri spesso fa scalare il terzo centrocampista sulla sinistra. Hai a punizione battuta, però alta. Ma sai, lo scalare non significa l'assetto tattico, perché ci sono sempre i momenti in cui si scala, situazionale, no? Tu, Alessandro, che invece che Napoli stai vedendo? Vedo un Napoli molto aggressivo, e per vincere allo Juventus Stadium c'è bisogno di tanta aggressività, come ha già detto Francesco. Non è mai arrivato risultato qui all'Allianz Stadium, e quindi c'è tanto bisogno anche di aggredire la partita, perché se si vuole vincere, nel caso il tricolore, bisogna per forza fare 3 punti qua. Intanto c'è stato il cambio. Sì, è uscito Chiellini, il mio fantacalcio è sempre una rovina da questo punto di vista, vabbè. Allora, fra poco arrivo da voi, ma ora ci dobbiamo fermare. Sì, sì, esatto, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo, restate con noi. Allora, che cosa è successo finora? C'è stato un calcio d'angolo piuttosto pericoloso da parte della Juve, è uscito Chiellini, come abbiamo detto, ammonito Albiol per un brutto fallo su Higuain. Un attimo che rimango sulla diretta, perché c'è un calcio di punizione da posizione anche molto intrigante per la Juventus, che sta per battere, credo, Pjanic, e non Dybala. E adesso vediamo, poi qualcuno mi spiega che sono i segni rossi, che c'è un sacco di giocatori. Vediamo chi è, dovrebbe partire Piani, c'è il tiro, sembrava il gol, dentro. Sembrava il gol, invece dovrebbe aver toccato il palo o è uscita, adesso palo, lo rivediamo bene. Palo è uscito. Dovrebbe essere il deviato, palo. Ha preso palo è stato Pjanic, no, c'è stata anche una deviazione, quindi la palla è terminata fuori ed è calcio d'angolo. Per cui si sta aspettando un secondo, seguiamo un attimo ancora lo sviluppo di questa azione. Faccio tutte queste cose rosse. È una campagna di sensibilizzazione contro la violenza. Con la violenza delle donne. Ah, allora perfetto, bene, bene, grazie. Ancora un tentativo della Juventus con una girata dello stesso Higuain. La palla ancora termina in calcio d'angolo, quindi ancora un calcio d'angolo
per la Juventus, poi c'è Tiziano che ci deve far vedere una cosa piuttosto intrigante. Adesso la Juventus ha preso campo, questa è la realtà, dopo aver invitato un po' il Napoli, e adesso la Juve, che ha dato l'equilibrio alla partita, adesso il cross finale però è di Ovedes nettamente fuori dalla portata di tutti i suoi compagni di squadra. Che cosa ci devi raccontare purtroppo, Tiziano, al contrario di quello che ci ha detto Giacomo, che lui in curva non ha visto, cioè... Secondo il Mattino, all'arrivo del pullman del Napoli a Torino, i giocatori del Napoli sono stati insultati pesantemente dai tifosi juventini e Sarri, come potete vedere dalle immagini, ha risposto con un dito medio, anche se alcuni tifosi intervistati lì vicino hanno dichiarato che è stato Sarri a iniziare con questo gesto e loro dopo hanno reagito. Sinceramente, io non è che amo molto nella comunicazione e in questi modi Sarri, no? Che potrebbe farne a meno, rimane un grande addestratore, però non vedo per quale motivo Sarri nel pullman della Juve vede dei tifosi della Juve e gli fa il dito medio, cioè sinceramente mi sembra difficile, insomma, che ci sono i tifosi che diciamo che fa parte del personaggio, dai, sì, ma nella risposta, non nella provocazione, non nella credo, no? Perché quello è tra virgolette ahimè normale, anche quando va il pullman della Juventus a Napoli, non è che li accolgono con i fiorellini o con le margherite, no? Cioè, quindi ci può stare, l'importante diciamo, è che sia così. Il della Lazio nel 73 ebbe conseguenze abbastanza serie a Napoli, sì. Beh, ma lì c'era poi il precedente di Vavassori, Ghinaglia, c'era tutta una storia. L'avrei preso qui Giorgio e Wilson, se fossero stati buoni quando questi due personaggi facevano i militari, no? Sarebbero forse comunque arrivati tardi. Ma sai, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, adesso ricomincia la partita come prima, sta manovrando la Juve, pressa bene il Napoli, che riconquista palla, c'è anche però una conclusione abbastanza lenta da parte di Mertens, che finisce tra le braccia di Buffon. Che partita stai vedendo, Matteo, che sei neutro in questa circostanza? Allora, vedo una partita come me l'aspettavo all'inizio, la Juve che attende, come fa sempre in queste grandi partite contro le grandi squadre o nei momenti decisivi, e il Napoli che pressa molto di più di come aveva fatto a Milano, dove ha giocato con un ritmo piuttosto basso, creando un'occasione solo alla fine. Quindi bisognerà vedere adesso se il Napoli riuscirà anche a mettere l'uomo davanti al portiere e a dare valore alla parte aggressiva che ha sviluppato in questi 20 minuti. Simone, per te che partita è? Beh, una partita in cui il Napoli sembra aver preso comunque possesso della stessa. L'iniziativa, almeno fino a questo momento, è stata più del Napoli che della Juventus, che comunque ha calciato un paio di angoli. È singolare come Allegri non abbia utilizzato lo stesso, diciamo, lo stesso schema, la stessa idea che utilizzò nella partita contro la Roma, perché contro la Roma, per evitare il pressing della Roma, comunque giocò molto sulle sponde, palla lunga per Mandzukic di testa, e poi sulla seconda palla i centrocampisti e gli attaccanti andavano a inserirsi. Però non c'è Mandzukic. Non ha Mandzukic, oggi è stato costretto probabilmente a fare una cosa diversa. Ora vedremo come si svilupperà la gara. Intanto mi scuso veramente per questa mia disinformazione di una cosa così importante come era quella, anche se solo simbolica, della macchia rossa, che adesso mi sono ricordato. Cioè, era stata una non carina dimenticanza, devo dire. Allora, intanto la partita si è riequilibrata. Ecco, questo volevo dire. Pino, possiamo dire che comunque è una partita equilibrata, leggermente qualcosina in più il Napoli? Sì, assolutamente sì. E adesso attenzione, c'è stata anche una bella occasione. No, c'è stata un tiro da lontano, che era Mario Rui, mi pare, sì. Che non so se ha tirato o aveva crossato. Fatto sta che la palla è diventata insidiosissima e Buffon l'ha dovuta scaraventare a doppia mano oltre la traversa. Permettetemi di seguire poi il calcio d'angolo e poi ti ridò la parola, perché queste sono fasi in cui le partite si possono anche risolvere. Non dove sta? Sta scrivendo la fidanzata. Sì, no, scusi, prende appunti, giustamente, ma perché poi la panchina della Juve non è panchina, cioè, quindi è una cosa un po' diversa. Sono la seconda squadra. Sì, no, ho detto che ci sono scale, scalette. Sì. È incastrata negli spalti. Sì, è fisicamente proprio diversa. Stavi dicendo, Pino? No, stavo dicendo che però c'è da notare, al di là del fatto che si stanno in qualche modo rispettando con un Napoli maggiormente aggressivo, però il fatto che sia uscito Chiellini dopo 10 minuti secondo me sarà
un punto, diciamo, in meno per la Juve, perché Chiellini è un dominatore nella difesa. Se il Napoli continua ad attaccare in questo modo, adesso il dominatore centrale è diventato Benatia, credo, per cui, perché è entrato Lichtsteiner al posto di Chiellini. Sì, chi ha spostato allora? Ovest al centro. Attenzione ancora il Napoli, c'è stata un'altra opportunità, ma la palla termina sul fondo. Se noi facciamo un attimo un break psicologico, mentale in questo momento, no? Abbiamo fatto dei pronostici all'inizio, conserviamo noi della maggioranza l'X o qualcuno ha cambiato idea vedendo la partita? Ma io personalmente credo che anche per scaramanzia la Juve la porti a casa alla fine, anche perché, come stiamo dicendo, è vero che il Napoli è più aggressivo, però non bisogna cadere nella rete dell'andata, dove poi la Juve in contropiede ci ha infilato totalmente, quindi bisogna essere abbastanza attenti da questo punto di vista. Quelli dei pareggi rimangono dell'idea dei pareggi? Sì? Sì. Io non mi sbilancio perché non ci prendo mai, quindi Io ho detto che vince il Napoli. Sì, per te vince il Napoli. Sì, io l'ho detto prima. E continui ad avere questa idea? Un po' di più, forse. Comunque, allora, tra l'altro, ribadiamo il concetto che era stato detto all'inizio, che è, e ve lo dico, assolutamente la prima volta che con Dybala la Juve fa il 4-3-3. Voi direte che memoria. No, non è una memoria, perché me l'ero sempre un tempo auspicato di vedere 4-3-3 con Dybala che converge al centro. Per il momento non si è visto, a dire la verità, si è visto poco. Non è 4-4-2, chi è che mi diceva che era 4-4-2? Non è 4-4-2. In realtà in fase di possesso del Napoli la linea 4 di centrocampo della Juve è... No, diventano 5 se per questo. Qui possiamo fare pure una lunga discussione. Arretrano tutte e due, attenzione al Napoli. Grande Madonna. Opportunità. Grandissima opportunità per Hamsik. Strano, perché poi non si è capito se... Allora, lui c'è stato questo inserimento, c'è stato un taglio con lui che si è inserito. E poi non si è capito se ha tentato quasi anche lui di dare la palla crossata all'indecisione o tirare all'altro, diciamo che ha sbagliato, all'altro palo. Sì, perché diciamo. C'era Mertens, mi pare, no? Anche. Ha sbagliato un gol che si poteva fare. Sì, anche se era un po' chiuso da alcuni difensori, devo dire. In altre occasioni gli ho visto fare gol simili, però. Sì. No, per carità, però... Chiellini è un collaterale quello di Chiellini, se vi può interessare. Ecco, si è visto un'immagine. Anche se nessuno il dottore, me l'ha detto, ma è un collaterale. Il dottore ce lo dice. Sta continuando sinistro. A fare diagnosi, a guardare radiografie, arrivano messaggi sulle condizioni di Biglia. Cioè, il dottor Capo lavora anche quando è qui. Tempo attenzione pieno. Ancora al Napoli. Ecco. Un'altra grande opportunità per il Napoli. E ha salvato tutto Benatia. Era stata un'azione molto pericolosa. Che si era sviluppata poi sulla sinistra, lo stesso Hamsik, il cross al centro, Benatia è riuscito ad anticipare di un soffio Mertens. Ecco, ma anche nella somma di occasioni, perché poi non è che ci sono stati gol mancati, eccetera, ma nella somma delle occasioni è il Napoli o no che ha per il momento? Beh, al momento sì, perché la Juve ha avuto prima praticamente un palo su una deviazione, su un tiro, non mi ricordo se di Pjanic, esatto. Una deviazione che è andata a finire sul palo, però adesso ci sono state due abbastanza importanti occasioni per il Napoli. Allora, sì, lei fa dei riferimenti ad altre trasmissioni napoletane, tutti i napoletani. Sì, no, immagino Raffaele Auriemma in questo momento. Senti, Oliver, ti piace questa Juve per adesso? Non particolarmente, devo dire... Tatticamente è la partita che mi aspettavo, però questi ultimi due inserimenti di Hamsik li hanno subiti con un po' troppa facilità e fra le linee di centrocampo e di difesa sono rimasti entrambe le linee troppo ferme. Allora, secondo voi chi può essere da una parte all'altra, Matteo, l'elemento decisivo per questa partita? Allora, io penso che siccome nelle ultime partite Callejon è entrato poco nei tagli, soprattutto fuori casa, io credo che se l'organizzazione del Napoli a sinistra, con la catena di sinistra, trova Callejon dietro a Samoah, che sta lì apposta per questo, per fermarlo, potrebbe essere lui l'uomo decisivo per il Napoli. Callejon, ma Callejon è uno che viene in certi momenti decisivi. E invece tu chi speri, Alessandro? Allora, io spero più che su un giocatore singolo, sugli inserimenti dal centrocampo. Già con l'azione di Hamsik si è visto un qualcosa del genere, che si è andato vicinissimo al gol, ma se il centrocampo inizia a essere propositivo, il Napoli potrebbe riuscire a sbloccarla. Allora, brutte botte. Adesso c'è un'altra ammonizione che è per Pjanic, che fa un po' l'indifferente, ha dato una stecca, è incredibile. Quindi ma c'è un calcio di punizione. Prima di lui.
pure Khedira prima di lui. Stanno randellando. Sì, è la Juve che sta più randellando. Sì, la Juventus sta andando molto sui muscoli praticamente. Anche Samovari prima ha rischiato una prova di paura. Un po' eccessivamente, sì. Beh, il terzo ammonito in caso Juve. Esatto. Cioè, poi la Samovari e soprattutto Benatia già ammoniti. Col fatto che non vuoi sapere chi è secondo me il decisivo? Sì. Aspetta. Secondo me Milik, che ancora non è entrato. Ah, tu dici che entra dopo ed è lui che decide secondo il tutto? Secondo me sì. Due nelle ultime tre. Comunque adesso c'è stata una conclusione che non è stata positiva per il Napoli, però domanda a tutti, parto questa volta da te Matteo, ma ha le caratteristiche per il momento della grande partita? Allora, secondo me mancano le conclusioni, una grande partita è anche quella delle conclusioni, delle azioni finali costruite e definite, quindi ancora mancano delle occasioni, delle azioni nitide per definirla una grande partita. Allora io volevo chiedere una cosa ai nostri amici ascoltatori, perché teoricamente, chiaramente noi riceviamo tantissimi messaggi WhatsApp nel momento in cui ci sono le discussioni su Roma e Lazio, no? Quindi è inevitabile che stasera probabilmente ne riceveremo di meno, però io voglio chiedere una cosa a questo numero, se invece ci sono ascoltatori e telespettatori della Juve e del Napoli che hanno gradito che stiamo magari non sacrificando un termine brutto, insomma stiamo dedicando una serata di gol di notte a questo grande evento per coloro che non hanno Sky e Mediaset. Vogliamo un po' il vostro conforto, altrimenti cambiamo tutto. Vi saluto a voi, facciamo una bella cosa Roma e Lazio, che comunque continueremo a fare, perché adesso appena abbiamo l'opportunità faremo qualche relax. No, ma anche perché, come diceva giustamente Simone, interessa anche insomma lo stesso pubblico laziale e romanista. Sì, però sempre quelli che non hanno né Sky né Mediaset, perché quelli vedono la partita. Sì. Comunque è la partita dell'anno, però non possiamo pretendere, no? Certo, che durante questo momento cioè, vedano noi, no? Questo è il discorso fondamentale. E dove, tra l'altro, siccome le cose importanti sono quando uno anche riconosce, a tuttora non ho ancora, in certi momenti mi sembra 4-3-3, in certi momenti ha ragione Francesco e sembra 4-4-2, ancora, perché non c'è stato ancora il rinvio di Reina, per cui non lo sapremo mai, il vero rinvio dal fondo non c'è stato, magari sono state azioni confuse. Adesso riattacca comunque la Juventus, allora, rientriamo un attimo in cronaca, ecco ancora la Juve con Douglas Costa sulla destra, che lamenta un fallo che invece l'arbitro non vede, non c'è. Sento, c'ho una specie di accompagnamento per la prima volta da parte di Noemi, che segue la partita anche lei e commenta, no? Come, sì, va bene. Sì. Tu hai deciso che non c'era il fallo, adesso abbiamo la possibilità noi intanto di rivederlo. Non ha neanche toccato. Eh no, e guarda, se la mette, cioè, vabbè, aspetta un attimo. No, non c'è. No, aveva ragione Noemi. E questa addirittura è una munizione per simulazione. Infatti quello volevo dire, la mette dopo la mano. Però vedo che mi invece è sembrato, vedo Rocchi poi molto carino nei confronti, quindi non ho capito. Cioè, si vogliono bene. Non so che cosa gli sta dicendo. Allora, ripeto, allora ecco, vediamo un po'. Allora, le domande sono quelle ovviamente solite. Vediamo un po' se la Roma dovesse centrare la finale Champions ed incontrerà il Real, vincerà 4-1 con doppietta di Dzeko. Che sei un preveggente, cioè una cosa. Real più scarso in difesa del Barcellona. Nel frattempo ci sono discussioni in campo, si scatenano una mezza rissa. Douglas Costa e Dybala. L'hai vista? Sì, l'hai vista, Francesco? Perché io stavo... No, si sono ripresi un po' per quello che era accaduto prima, perché comunque Douglas Costa, tra virgolette, diciamo, ha simulato e Insigne, diciamo, se l'è legata al dito, secondo me. Chi se l'è legata al dito? Insigne. Ah, Insigne. Vabbè, insomma, dopo mezz'ora... No, perché secondo me... Insigne è un po' nervoso da un po' di tempo, questo mi dispiace molto, però lo è. Ecco, qui vediamo invece il 4-3-3, sto vedendo un'immagine, però ripeto, non è detto. No, Insigne se l'è presa con Khedira perché ha lanciato direttamente la palla in fallo laterale. Ah, sì. E la voleva direttamente, non lo so, infatti è con lui che... Sì, Insigne ce l'ha con Khedira. Si vede la palla, non riesce a capire... Perché si era sbracciato. Il motivo del contendere. Sì, non si è capito molto bene. La Juventus ha restituito palla appena il Napoli comunque ha... Ecco, qui vedi sulla palla sull'esterno. No, in questo momento è 4-3-3. Guarda dove va Dybala, tutti devi tenere conto che poi Dybala praticamente no? va lì, per adesso è così, però capisco come possa nascere la confusione, perché arretrando tutti e due i larghi,
Dybala lo fa in una maniera meno sistematica e meno geometrica di non quello che fa invece Douglas Costa. Vedi Michele, grazie per questo speciale. Ah, da un grande, da un tifoso, grande tifoso del Napoli. Del Napoli. Comincia qualcuno. Almeno, però Gennaro, mi sembra giusto che, che si chiama così. C'è una bella domanda, vedi quella di Guido? Secondo te la leggi? Gioca meglio la Lazio o questo Napoli? Secondo te, Pino? Perché è la domanda? Secondo me gioca molto meglio la Lazio. Il Napoli si sta incartando con questo gioco ormai e temo che se continua a fare così comincerà a perdere colpi pure stasera. Boh. C'è da dire che finora non abbiamo visto una bellissima partita, ormai siamo quasi a un terzo di gara e insomma se noi immaginassimo un Real Madrid-Barcellona forse... Ma sai, però c'è un po' di tensione anche. È vero, però fino a questo momento comunque molti errori in fase di impostazione da parte della Juventus sul pressing del Napoli, l'unico tiro in porta di fatto sul calcio di punizione di Pjanic da una parte, dall'altra un tiro cross sbagliato. Eccolo il 4-3, vi chiedo scusa, visto di? Di lui. Adesso era abbastanza chiaro, però ripeto, poi, no? Secondo te, Oliver, come sta giocando la Juve? Secondo me è un 4-3-3, come dici tu, però c'è Matuidi che scivola molto comunque esterno a sinistra a prendere il terzino che poi va a fare la sovrapposizione del Napoli. Perché non si fidano di Dybala. Certo, però quindi appunto quello... è questo il fattore che può farlo sembrare anche un 4-4-2. Mi stavi dicendo? Sì, no, nel senso che ci sono anche romanisti che tifano Napoli questa sera e ti ringraziano per... Poi c'è Marco da Frosinone innamorato di te, va bene, ok. Allora, però denigrare così il gioco del Napoli mi pare un po' riduttivo, no Simone? Cioè, per me la Lazio gioca molto bene, però insomma il Napoli... Perché dici che si sta incartando, Pino? Perché non tira davvero mai, perché tiene palla, non tira mai, e per questo ti dico è Milik che risolverà la partita, perché lì davanti a questo punto gli manca il risolutore, il finalizzatore. Io ringrazio i tifosi del Napoli che ci sono, no? Cioè, grazie per la sportività che ci conferisce. Sono molto contento. Michele, io vorrei fare un paragone quasi musicale col gioco del Napoli, perché secondo me è uno spartito bellissimo. Fermi, io conosco Alessandro. Tenetevi pronti, perché potrebbe uscire fuori qualcosa di terribile adesso. Vediamo il parere musicale. Ha uno spartito bellissimo, ma immaginati come se un gruppo che fa soltanto cover, che appunto riempie tutti i vari bar dove vanno tutti a vedere appunto le partite, vanno a vedere i concerti, ma poi devono arrivare al momento di improvvisare. E sull'improvvisazione il livello non è quello. Bellissimo, questa cosa poi detta accanto a un Oliver Onions, bisogna dire, perché però non io, tutti sanno chi sono, dico, gli Oliver sì, Onions. Però io un po' lo contesto. Sono Guido e Maurizio Deandre. Esatto. Perché mi fai... Cioè, tu no, lo ma sai, non lo devi dire te. Vabbè, ma io musica anni 60, è come la mozzarella, sono le uniche due cose che capisco nella mia vita. No, due grandi razziali, tra l'altro, e soprattutto... Io li vedevo suonare al Mina, allora se qualcuno di loro all'ascolto ora si commuove, perché li vedevo suonare, li sentivo suonare al Miramare di Formia, quindi pensa se non li conosci. Lì mi manca. Vabbè. Lì mi manca, però. E non si chiamavano così. Ultimamente. Non si chiamavano così. Prima loro si chiamavano i GM, Guido Maurizio. Guido Maurizio De Andrea. 3-0 per me? 3-0 per me. No, invece ti contestavo questa cosa sul Napoli che sto seguendo sempre. Perché poi non puoi proprio dire così, perché gente come Insigne ce l'ha, gente come Mertens, cioè di inventiva, no? Che alla fine, quindi qualche acuto ce l'ha pure il Napoli. Ma quest'anno rispetto allo scorso anno è proprio quello che ha aiutato il Napoli in alcune partite, proprio quell'acuto, quella cosa fuori contesto che è riuscito a risolvere le partite. Però io vorrei... Ti posso fare un altro paragone, se non ti dispiace? Ora vengo da te. È un po' come le gare di Formula 1, dove girano e non fanno mai gol. Perché ce l'hai con me? È la verità. Questa è la frase mia. Cioè, questa è un'appropriazione indebita che mi fai, no? Cioè, Ma il Napoli è così, però. Non è vero, perché ne ha fatti tanti di gol il Napoli. Non è vero che Napoli è così. No, io sto parlando di stasera. Stasera è una partita intensa, è una partita dove tutto può accadere, ma stavo dicendo, Francesco, a parte che stavi per dire qualcosa anche tu, ma ricordiamoci il contesto, si sta giocando alla Juventus Stadium. Stasera cioè, si sbloccherà con la Juve. Si sblocca, la sblocca un episodio. Ma il Napoli ha un risultato solo stasera? Esatto. No, due. Come anche la Juve. Però sicuramente il pareggio giova più alla Juventus. Certo. E quindi secondo me è nell'interesse della Juventus diminuire i ritmi. Anche per questo vediamo una partita bloccata di quanto potrebbe essere alla 18ª giornata. Su questo non c'è dubbio. Allora...
quando è possibile poi rileggeremo anche un po' di messaggi. Hai novità, sì. Hai reazioni su quella cosa che hai fatto vedere prima? No, c'è solo una novità su Massimo Oddo, molto probabilmente sarà Stramaccioni a sostituirlo, sì. Aia. Qualcosa su Pecchia, non ce l'abbiamo, niente su no, Pecchia. No, Pecchia ormai no. Gioca domani. Ormai... Gioca domani. No, anche perché è ovvio che ormai, insomma, dopo 11 partite, mi dispiace, sinceramente mi dispiace, perché poi anche contro la Lazio, io non ho visto una squadra che giocasse malissimo, una squadra, cioè la squadra che alla fine, poi alla fine perde le partite. Con la Lazio maniera... forse era all'inizio della serie negativa, forse no, la no. prima o la seconda come partita. No, no. Adesso. Con la Lazio ha perso, ah, adesso. No, ha perso adesso. Due settimane fa. Sì, sì. La stessa cosa l'anno scorso col Pescara, con Oddo, che il Pescara comunque non giocava un brutto calcio, alla fine però non arrivava nel però c'è qualcosa che, no, più che altro, anche a livello un po' di fortuna a volte. Più che altro Oddo questa cosa l'aveva anche in Serie B, dove ha fatto 8 sconfitte e un pareggio in 9 partite, quando poi andò in Serie A. Attenzione. Attenzione, fuori gioco credo sia netto, c'è stato il gol di Insigne, ma... Non credo c'è stato neanche un momento di neanche di dubbio sulla VAR, perché credo che ci avesse 4 metri di fuorigioco, anche se, oddio, fammi vedere, è stato bravo Benatia, perché Insigne stava venendo quasi coi tempi giusti nell'inserimento, voi non potete vedere, quindi c'è stato questo taglio di Insigne, è stato bravo Benatia che è scappato andando lontano. Prima ti avevo interrotto, stavi dicendo? No, io per quanto riguarda il gioco del Napoli, diciamo che è la forza del Napoli, però sta avendo un effetto un po' boomerang, possiamo dire. Poi il Napoli quest'anno le partite importanti con l'Inter le ha pareggiate. A Milano ha pareggiato col Milan, ha perso in casa con la Juve, ha perso in Ucraina con lo Shakhtar, ha perso con il City, ha perso in casa con la Roma. Non glielo fa tutto sto elenco però, perché sei no, però dal momento che bisogna arrivare ad un certo obiettivo, ad un certo punto, queste sono partite da vincere. Dal momento che il gioco diventa limitante in certe partite, bisognerebbe provare a cambiare qualcosa, secondo me. Allora, aspettate un attimo, è 4-3-3. Vabbè, vediamo. Ho qualche difficoltà, come noterete, a entrare in cronaca, perché la partita è talmente intensa che poi finisce subito l'azione. O la palla va in fallo laterale o c'è calcio di punizione, non so se ci avete fatto caso, e allora preferisco andare al commento. Seguiamola però un attimo, un'azione d'attacco del Napoli sulla destra, Caleon che ha scambiato con Allan, ecco che ancora tiene palla il Napoli, si cerca l'inserimento, la Juve sta lì a guardare, cerca di stare concentrata, proprio perché il Napoli quello che sa far meglio sono i movimenti particolari. Ora c'è l'Isai, poi ancora un tocco all'indietro, si manovra sempre il Napoli in fase d'attacco, cerca il cross completamente poi sbagliato da parte di Allan, riparte, attenzione, la Juventus in contropiede, però no, riesce a dare un bel pallone a Samoa Khedira, che va verso la fase d'attacco sulla sinistra, dove teoricamente lo schermo piccolo dovrebbe esserci a Samoa, ancora un tocco laterale, è sempre la Juventus ora che tiene palla, il Napoli ha questa poi forza di essersi raggruppato in pochissimi secondi in arrocco difensivo, quindi in questo momento non sta più pressando, ora piano piano, mentre la Juve ripropone l'azione da Buffon, il Napoli si dispiega in avanti e va a pressare ora intorno ai primi portatori della di palla della Juve, che però sono nella tre quarti di campo. E la Juve, questo ormai è chiarissimo, sì. È chiarissimo che è la direttiva dell'allenatore, cioè appena il Napoli arriva, palla Buffon. Quello che non riesco a capire è come mai, immaginando tutto questo, non si ponga mai l'allenatore avversario questo interrogativo, per cui poi nel momento che vai a pressare uno, tipo il centravanti, lo fai andare in controtempo verso Buffon. No, vai proprio addirittura quasi ad anticipare. Attenzione che riparte ancora con Asamoah, la Juventus cambia il gioco dall'altra parte, perde il pallone Douglas Costa e poi c'è un calcio di punizione per un fallo di Lichtsteiner, nostra vecchia conoscenza. Vero? Vecchia, sì, indubbiamente. Potrebbe pure tornare, A 150 anni facciamo tornare. No, secondo me è quello che manca alla Lazio, pensa un po'. Manca, sì, il giocatore di fascia brillante. Mi sta reclamando. Sì, nel frattempo che continuiamo a seguire la partita, noi andiamo però un secondo in pubblicità, ci vediamo fra poco. Tutto
aiutino il Napoli ad attaccare un po' di più. Quiz, per voi 4-3-3 o 4-4-2 della Juve, che in televisione non è facile, ci stiamo litigando. Quiz difficile da risolvere perché la posizione di Matuidi ricorda un po' quella di Napoli, quando lui scala lì e quindi sembra inizialmente 4-4-2. Poi però ci sono dei momenti su 4-3-3, sul rinvio l'abbiamo visto, Douglas Costa di qua a destra e Dybala dall'altra parte. Per me forse è più un ibrido tra le due cose dal momento, cioè dal momento della partita. In fase non in possesso è 4-4-2 però. Non può essere un ibrido. Non riusciamo a capire... Simone, per te? No, non è semplice capirlo perché... Soprattutto dal televisore. Sì, tra l'altro. Ci inganna un po' il televisore. Pino è addetto alle cose mediche. Però ti posso dire come la vedo io. Secondo me in certi momenti è un 4-2-4 addirittura. 4-4-2 che diventa 4-2-4. Che inventiva. Adesso mi metto io a parlare di crociati, va bene? A proposito di questo, Tiziano ha delle novità, vero? Sì, perché ha parlato lo staff medico biancoceleste sul Parolo, il quale ha un trauma distrattivo nella regione inguinale. Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marco, non siamo stati fortunati perché il nostro numero 16 è entrato in un contrasto e l'intervento del calciatore avversario ha generato un problema. Abbiamo diagnosticato un trauma distrattivo della regione inguinale destra, ma nei prossimi giorni saranno effettuati degli esami strumentali per quantificarne l'infortunio. Allora, intanto salutiamo tutti coloro che invece hanno Sky, Mediaset, eccetera, eccetera, e stanno arrivando da noi perché è finito il primo tempo, 0-0. Sì. Allora, ci dai una spiegazione? Io però richiedo, per cortesia, dato che si era rovinata, assolutamente, eccola, appena è possibile, un attimo soltanto. Si tratta di un problema di natura muscolare e mi dispiace che sono stati sfortunati, speriamo che siano fortunati meglio la prossima volta, ma io francamente non avrei mai detto una cosa del genere. Però io continuo a dire che questo è un altro evento, questa sera Pino Capo ci ha regalato due eventi, uno che probabilmente ti farà per la Roma in Roma-Liverpool, due, un attacco quasi alla società nel suo aspetto medico. Cioè ma che, per carità, No, tu stai attaccando i medici della Lazio, questo dicendo che non hanno sbagliato. Sto dicendo semplicemente che su Parolo bisognava stare più attenti, perché comunque il ragazzo mercoledì, quindi non 10 giorni fa, non aveva partecipato alla partita di Firenze perché aveva sentito un problema muscolare. A distanza di 3 giorni, a mio modo di vedere, non andava neanche diagnosticato, andava messo a riposo, punto. Poi la diagnosi la facciamo domani. Io secondo voi, scusate, non è una critica allo staff sanitario della Lazio, ditemi la verità. Ho semplicemente detto quello che avrei fatto io. È una sua valutazione del tutto professionale. Esatto. È una lettura differente rispetto a quella che ha avuto lo staff medico della Lazio, ma in realtà credo che... Poi... Io però non lo analizzo nemmeno da mercoledì a domenica. Decido se farlo da lunedì in poi, io medico della Lazio. Però ti posso dire una cosa? Altrimenti lo dicono a me. Ma come? Dopo un'altra vittoria straordinaria della Lazio... Poi la affibbiano a me che parliamo delle disavventure mediche per trovare magari dei pretesti per criticare. Questo è un rammarico in un momento. Lazio è una stagione stupenda. In un momento in cui tutto ci voleva tranne che questo, anche perché mancano 4 partite che saranno ognuna delle partite diciamo decisive, ogni partita di queste. Quindi uno come Parolo francamente sarebbe stato utile. Allora, tra l'altro noi... Secondo me non rientra più. Addirittura? È una cosa sfigante proprio, cioè hai fatto sta sentenza. Ma perché i tempi per gli infortuni muscolari sono scientifici, non è che sono così a fortuna, è la verità. Va bene, allora stiamo dicendo però di questa Lazio che al di là veramente dell'incidente, ora sto un po' più con loro, di Salisburgo perché è una partita pazzesca, io ribadisco un'annata eccezionale, però no Simone, eccezionale. Sì, qualità di gioco indiscutibile. Un'annata straordinaria, tra l'altro una gestione straordinaria da parte di Simone Inzaghi, che credo che sia veramente il vero top player della Lazio, al di là poi di Milinkovic, al di là di Leiva che ha fatto fare un salto di qualità incredibile a questa squadra, ma anche a livello mentale in mezzo al campo. Oggi la Lazio con la Sampdoria nei primi 20-25 minuti sarebbe disunita. Leiva è quel giocatore, per non parlare di Firenze poi, Leiva è quel giocatore invece che si mette lì in mezzo al campo, riesce a
ad accorciare quando è necessario accorciare, arriva sempre in aiuto dei compagni di squadra, c'è sempre. Leiva e Parolo sono due grandissime figure nel centrocampo laziale, con la qualità di Milinkovic ovviamente i risultati sono quelli che vediamo. Allora, durante questo intervallo della partita, c'è ancora di più, noi stiamo un po' su Roma e Lazio, leggevo un messaggio di qualcuno che scriveva: voi che seguite calciomercato più di me, Milan interessata a Dzeko, vi risulta, Tiziano? Difficile, soprattutto ora che Dzeko ha due partite importanti e che ha trovato anche un modulo di Francesco con il quale riesce a farlo giocare insieme a Schick. Io credo che, anche perché Dzeko ha voluto rimanere a Roma e non è voluto andare a Londra a gennaio, quindi per ora non ci risulta. Allora, tra l'altro voglio dire una cosa, stasera siamo con napoletani e juventini, no? in studio, ma è ovvio che in questo finale di campionato arriveranno gli interisti, perché una delle lotte più interessanti di questo campionato è domenica con la Juve, Michele. Vabbè, ma non è mica finito uguale, eh? È finito. Non è finito uguale, no, perché? Perché poi devo venire qua l'ultima giornata. Ma io con Pino Capua non posso competere. No, perché hai visto poi. Ma io mantengo il mio essere scaramantica. Non mi espongo. Ma questo è terribile, perché hai visto quando lancia gli anatemi per uno o due crociati qua. Prego, Pino, qua abbiamo. Non lo sottovalutare da questo punto di vista. Allora, ma noi, appunto per questo, capito? Non mi espongo in maniera così palese. Allora, nel frattempo noi ci andiamo però a sentire, così poi possiamo anche commentare, abbiamo pochi minuti, ma poi lo facciamo anche durante il secondo tempo della partita, altre dichiarazioni di Francesco dopo SPAL Roma. No, non subirle e farne anche tante e creare tante occasioni, questa è la qualità maggiore oggi che ha avuto la squadra, perché a volte quando crei tanto e sei dall'altra parte qualche rischio te lo puoi concedere e di poter anche prendere gol. Però sì, fa pensare il fatto che in casa magari non abbiamo vinto tante partite come abbiamo fatto fuori casa, o perlomeno non abbiamo fatto prestazioni sempre all'altezza, anche se devo dire in tante altre occasioni in casa abbiamo avuto per me un pizzico, non dico di sfortuna, ma in alcuni momenti della gara che poteva girare in un certo modo non è andata come andata. Contento del fatto che in trasferta stiamo dando continuità e mi auguro che anche la prossima trasferta sia di queste, come questa, di quelle positive. Non l'hai già fatto lui? No. Allora stiamo discutendo su come torna a Napoli. Se qualcuno di voi che è all'ascolto passa a prenderla, lei doveva fare questa operazione. Allora, no, detto questo, abbiamo sentito Di Francesco, vi siete convinti, qui però romanisti ormai sono spariti, ci sono Matteo, che è un valore aggiunto anche per voi l'allenatore? Allora, io penso che la Roma non possa cambiare l'allenatore ogni sei mesi, l'abbiamo detto già tante volte, perché come diceva Pino prima, questa piazza all'inizio comincia a mandare via gli allenatori, questo è un po' nella storia della Roma, già da molti anni. E invece credo che Di Francesco debba continuare il suo percorso. Tra l'altro è cresciuto in quella partita in cui mi riferivo prima, perché è diventato duttile, è diventato flessibile, è il segno di una maturità nel percorso tecnico di un allenatore. Tiziano, io un allenatore giovane e quindi sta crescendo. Due grandissimi pregi di Francesco: il primo l'ha detto adesso Matteo, il secondo è che si fa voler bene da tutti i giocatori nel gruppo, anche quelli che giocano meno. Perché Bruno Peres è migliorato moltissimo, Schick è migliorato moltissimo, Gonalon è migliorato moltissimo, e il parallelo rispetto all'anno scorso con Spalletti, che nel momento di difficoltà è rimasto 4-2-1 con gli stessi giocatori, quest'anno è lampante. Di Francesco cambia modulo e i giocatori lo seguono. Allora, intanto ricordo ancora una volta che cosa stiamo facendo questa sera, è una trasmissione anomala, stiamo seguendo Juve-Napoli. Quando parliamo ovviamente di cronaca è nei limiti di quello che possiamo fare, non è che possiamo fare tutta una telecronaca. Tra l'altro, per fortuna sarebbe stata anche molto complicata, perché il gioco è completamente spezzettato, però vi vogliamo far sentire nel clima di questa partita per coloro che non hanno né Sky né Mediaset, in linea con quello che è il servizio su Roma e Lazio che fa sempre Teleroma 56 e Lamberto Giorgi, che ho visto tra l'altro apprezzato da voi con i vostri messaggi. E nel frattempo ogni tanto ritorniamo anche a Roma-Lazio e ci dedicheremo poi nelle ultime puntate a Roma-Lazio-Inter, perché credo che sia questo poi, no, il vero problema. A parte la retrocessione, i dubbi sono questi, sì, l'Europa League, però il vero campionato bello in questo momento diventa questo. Mio ricordo sul piccolo gruppo, così ben rappresentato anche questa sera nella New Age, no, la nuova leva, invece andate sul mio sito per il piccolo gruppo, per chiunque voglia
partecipare, dovete mettere il vostro telefono, il vostro nome per avere un appuntamento con me a micheleplastino@virgilio.it, così ci vediamo e ne parliamo. E nel frattempo credo non ci dobbiamo mai dimenticare, sì, l'appuntamento tutti i weekend, sì, e non solamente però tutti i weekend, con la nostra Autostemac. Guardiamo lo spot. Ho dimenticato la mia borsa. Vai, vai, lentamente. Guarda, la mia borsa era ancora lì. E la tua borsa bacia bene? Il nuovo Opel Crossland X, con la telecamera posteriore a 180 gradi che può vedere persino dietro gli angoli. In prima assoluta. It's a good life. Allora, approfittiamo anche in questo ping pong per risentire un'altra parte di dichiarazioni di oggi di Inzaghi. Dovremmo cercare noi di guardare il nostro percorso, cercarlo di fare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda, insomma, quello che esprime la Lazio in campo, penso che sia un piacere vederla, perché è stato un piacere vederla in quasi tutte le partite durante l'anno. Questa è una mia soddisfazione, che me la tengo ben stretta, ma penso che il merito maggiore sia ai giocatori, perché sono dal primo giorno di Auronzo che stanno cercando di dare tutto, e sono molto contento per loro che in queste ultime partite ci sia questa cornice di pubblico, perché penso che con quello che hanno dato per la maglia se lo siano meritati. Allora, ha ragione. E Simo, tu che insomma poi la segui passo per passo, ma questo modulo, che sembrerebbe quasi nascere per caso, esattamente quando nasce? Quest'estate, con che età che va via? Beh sì, perché fino allo scorso anno poi era 4-3-3. Era 4-3-3, io credo che però la consapevolezza di avere un grande giocatore come Milinkovic e la forza di questa Lazio con il centravanti, che però è un centravanti quasi atipico, non ama giocare con un attaccante vicino, con una seconda punta vicino, perché Immobile è un giocatore che spazia su tutto il fronte offensivo. E tant'è che in nazionale stenta, perché io, quando scusa, gioca in nazionale, do un'informazione sulla partita, come ho promesso, dovrebbe entrare Quadrato nella Juve. Dicevamo di Immobile, in nazionale non è così decisivo così come nella Lazio, perché comunque spesso e volentieri viene messo accanto a una seconda punta. Immobile è un giocatore che deve giocare su tutto il fronte offensivo con un trequartista alle sue spalle. Simone Inzaghi ha scoperto un meraviglioso Luis Alberto in un ruolo tra l'altro inedito, era stato preso per fare l'esterno, di fatto doveva essere il sostituto di Candreva quando era stato fatto il mercato, e invece la Lazio ha scoperto un giocatore importante anche da interno di centrocampo. Posso dire poi dopo una cosa? Finisci, non ti voglio interrompere, però. Tanto da interrompere. Su Luis Alberto una cosa carina che ho notato oggi. Lui ovviamente non giocava, è stato in tribuna, ha dato saluti a tutti, eccetera. A fine partita, fuori dallo stadio, dalla Porta Carraia, diciamo, si è fermato con circa 200 tifosi della Lazio, e tutti i 200 hanno fatto autografi, fotografie, e lui non ha mai battuto ciglio, è rimasto con loro almeno mezz'ora. Quindi è una cosa che mi è piaciuta tanto, proprio come tipo di rapporto tra il giocatore e i tifosi. Come disponibilità, Disponibilità assoluta, sì. E la cosa altra bellissima è che tutti i bimbi dei calciatori, dell'allenatore, a fine partita giocavano all'Olimpico. Nel senso, ormai ogni domenica, ogni partita casalinga, c'è da dire che c'è il figlio di Simone Inzaghi che ovviamente il capetto, è il leader della squadra, ma c'erano tutti i bambini di 4, 5, ma anche 2 anni in mezzo al campo. Sì, è entrata la bambina di 2 anni che era un'immagine meravigliosa, che probabilmente un pizzico di umanità nessuno ha avuto modo di vedere, perché di solito quando finisce la partita staccano, vanno in pubblicità e poi finisce lì. Invece c'è da dire che la testimonianza si sta riaffacciando un pizzico di umanità allora nella Lazio. Siamo pronti per ricominciare? Sì, quali sono le aspettative, Alessandro? Le aspettative è che adesso il Napoli cerchi di spingere ancora di più sull'acceleratore, perché appunto la partita sta andando sui binari, secondo me, della Juventus, perché dopo la prima sfuriata, nonostante le occasioni, la Juve sta riuscendo in un modo o nell'altro, nonostante qualche errore, di bloccare la partita. Poi apro una piccola parentesi, tornando sulla schema della Lazio, secondo me è proprio Luis Alberto che ha cambiato lo schema della Lazio, l'esplosione sì, del sì. giocatore sì, perché sì, sono d'accordo.
sinceramente, io non me l'aspettavo che potesse giocare in questo modo, però me lo ricordo mediano. Lei sa che da questo momento in poi non parla più perché non ha portato le mozzarelle per tutti. Va bene, ok. Non capisco. Comunque, va bene, scusa, uno che viene da Caserta e si presenta oggi senza mozzarelle, è grave. Mi farò perdonare. Ti aspettiamo domani mattina. C'è da dire che la domenica poi è difficile che la porta proprio quella di giornata. Ah, sì. Perché la vecchia consuetudine è quella che la domenica non si produce nelle casette. Ragazzi, io sono sommelier della mozzarella, c'è allora, qualcun altro che fa il sommelier di altre cose qui Sì, lo sappiamo. Stasera è sobrio però, Matteo, stasera è sobrio. Stasera è sobrio. Michele, se Sarri vuole vincere questa partita tra 10 minuti, cioè all'undicesimo massimo, dodicesimo, mette dentro Milik. Allora, se sedia Milik, tu lo vai a abbracciare. Però, va bene. Vai proprio in diretta, certo, lì, lo abbracci. E gli porti anche le mozzarelle. Sono d'accordo, con Pino, tra l'altro, anche Zilinski magari. Anch'io temo moltissimo. Anche? Zilinski. Ah, certo, certo. Zilinski entrerà. Cioè, perché vedi Hamsik, no, ma più che altro serve spaccare la partita. Invece quando si gioca con la Juve di solito il Napoli è come se si sgonfiasse man mano con l'andare avanti della partita, invece questa volta serve spaccarla. Quindi stanno facendo troppa fuffa negli ultimi 20 minuti del primo tempo, non va se bene. No, succede come all'andata, che alla fine si gioca, si crossa e poi la Juve, però, batte tutto. Mi stava segnalando qualcosa, ho detto Tiziano, aspetta, spiegamela bene quando stanno rientrando le squadre in campo. No, perché ormai Pecchia se la fa fino in fondo. Prego. C'è una statistica interessante su Gonzalo Higuaín, l'uomo che ha deciso l'andata. È il giocatore che tra i 22 in campo che ha toccato meno palloni, solamente 9 ed uno solo in area di rigore. Secondo me Dybala se ne ha toccati di meno. Adesso non vorrei dire, ma praticamente non l'abbiamo mai visto. No, però dal momento che Higuaín ha fatto 5 gol in 5 partite contro la Juve, basta che ne tocca uno. Contro il Napoli, è un giocatore del genere, basta che ne tocchi uno buono. Il mio terrore è solo se esce Dybala, sempre per motivi di fantacalcio. L'unico esce adesso per far entrare Quadrado. Temo anch'io. Sì. Vediamo un attimo. Ma ci capiamo qualcosa di pallone? Per me è bene, visto che ce l'ho contro. Quindi per... No, è finito. Era l'ultima speranza che avevo. Per cui... Però da una parte sono contento, perché poi non volevo essere contento del gol di Dybala per i miei amici napoletani. Michele, se vince il Napoli facciamo festa. Non credo Oliver, però, vero? Io no. Se Oliver vince il Napoli mi schianto col guardrail appena me ne vado. Non volontariamente, però no, così... vedremo una grande Juve nelle prossime partite, questo è quello che speriamo. Comunque, che sono con Inter e Roma, però. Apparentemente usciamo dal dubbio del modulo, perché adesso sarà 4-3-3 con Cuadrado e Douglas Costa larghi, molto probabilmente. Sì. Io ho paura, perdonami, io ho paura dell'ingresso di Mandzukic nel caso più avanti, perché però secondo me ci abbiamo solo un cambio rimasto. È vero, hai ragione. E questo secondo me può pesare tanto, perché il Napoli ce li ha tutti e tre, ma lo sai che almeno fino l'ultimo Allegri se lo tiene. E comunque questo cambio, a mio avviso, Oliver, avrà ripercussioni, perché l'uscita alla fine del primo tempo nella partita dell'anno, il giocatore non se lo scorda. È bocciato. È bocciato per l'ennesima volta, nel senso che io sono un grande ammiratore di Dybala. Al di là di quello. Proprio scusami, ti manca un po', dai, stasera. Filippo. Manca da morire. Dai, sì. Proprio io speravo di trovarlo stasera. Perché lui su Dybala. Però lui mi teme, questo è il problema. Lui è... Adesso guarda che arriva, vabbè, comunque no, stavo dicendo di Dybala, che però poi era la prima volta che giocava in quel ruolo. Tu mi metti, mi fai giocare così, almeno per come la vedevo io, non come la vedevi tu, e poi mi bocci subito e mi levi. Scusate, che ho una domanda molto importante da fare a Capua. Sinceramente, questa sera, chi ti manca di più tra Mandolesi, Micci e Filippo? Mi manca Filippo, perché Filippo mi fa, come posso dire, mi entusiasma quando dice quelle minchiate, nel senso, quando dice quelle cose tipo... come si chiama quello della Roma, questo ultimo, Under, che è Under, è come Dybala, io l'ho sentito dire. Oddio, Dybala sta calando e quello sta crescendo. Non ero in studio, ero a casa quella sera, e lì veramente mi ha fatto impazzire, gli voglio bene, perché ne dice talmente grosse che mi manca proprio, stasera si sarebbe... Ma per te è grossa, Matteo, tu che sei della Roma, questo paragone? Sì, io non sono molto per questi paragoni tra i giocatori, perché ognuno è diverso dall'altro, però insomma bisogna anche valutarli bene i giocatori, no? Under e Dybala sono due cose diverse. Ti chiedo scusa, perché hai fatto questo gesto, Oliver? Che è successo? Apertura
non degna di Higuain da parte di Higuain. Vabbè, scusate, stavo interrotto, dicevo. No, solo per dire che Under è un ottimo giocatore che si è rivelato tra l'altro molto più di qualità, con una qualità superiore rispetto all'inizio, quando è arrivato come oggetto un po' misterioso, però ancora non è Dybala. Quindi questi paragoni io li eviterei, anche perché i giocatori sono forti nelle loro differenze. Riandiamo per qualche attimo, soprattutto voi, mentre io sono costretto anche sulla partita, a questo, che non è un duello, come si può dire quando sono in tre, a questa tensione a tre? Trio non è. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Come stasera siamo molto a questo triangolo, vabbè, andiamo a questo triangolo. E esaminando anche il calendario, chi ha il calendario migliore tra Inter, da Roma, Lazio e la Roma? Tu dici perché? Sei perché d'accordo? C'è il calendario migliore? Perché domenica Tiziano me lo vai a cercare domenica... le partite appena capita tutto. No, ma la Roma si incontra tutte e tre. Le sai tutte e tre? Roma e Lazio, cerco Inter. Sì. Cerchi anche l'Inter, allora vabbè. No, perché adesso lo vorrei un attimo esaminare, perché insomma non sono proprio convinto di questo. Per te Simone? Beh, anche secondo me, perché la Roma ha il vantaggio anche dello scontro diretto con la Lazio, intanto. E non è un vantaggio da poco, certo. E poi ha il vantaggio che Lazio e Inter si incontreranno, quindi o l'una o l'altra toglieranno punti, o tutte e due in caso di pareggio, quindi comunque lo scontro diretto di fatto favorisce la Roma, perché sì, essendoci due posti buoni, non uno, esattamente, in un modo o nell'altro comunque la Roma è favorita da questa partita, perché i punti in palio sono quelli, insomma, per cui, Però fammi sentire, napoletani e juventini, secondo voi di queste, la classifica di queste tre squadre, non finale, ma per chi è più forte e meno forte, qual è, Francesco? Per me Lazio, Roma, Inter. Oliver? Secondo me per Rosa Roma e Inter hanno qualcosa in più della Lazio, però con tanto di cappello ad Inzaghi ha saputo sopperire, ed anzi per il gioco espresso forse secondo me la Lazio anzi è un gradino sopra. Non sai quanti, ma quante sirene anche da... della Juventus su Inzaghi, da tempo non sospetto. Per te Alessandro? Allora, io, a me piacerebbe tanto vedere la Lazio che riuscirebbe ad arrivare in Champions League, e poi tra le due, tra Roma e Inter, vedo meglio la Roma. Allora, tra l'altro adesso ha toccato un altro pallone Higuain, inspiegabile, vi do il commento, c'è stato questo... tocco verso sinistra di Higuain, che era spostato, ma già sinistra, tanto che la tocca, però, perché in queste partite in genere Higuain non la prende ma mai. Ha fatto una cosa inspiegabile, cioè non era un tiro, non era un lancio, non era nulla, l'ha buttata fuori. Io ho pensato addirittura che si fosse fatto male qualcuno, sembrava quasi questo. Diciamo che il primo tempo non è stata una bella partita, ma intensa. Per adesso almeno è solo una brutta partita, che chiaramente vale molta attenzione però a un'azione d'attacco del Napoli che sfuma. Sono tutte azioni che sfumano prima di diventare pericolose. Ancora è il quinto, è presto. Vabbè, però, per carità, però in questo inizio dà questa sensazione. Adesso è ancora il Napoli che manovra in fase d'attacco, però sì, il primo tempo era meglio. Un po' più di confusione adesso. Koulibaly in avanti, sbagliato l'appoggio ancora, e riparte ora la Juventus con Cuadrado, che è spostato sulla destra, è raddoppiato nella marcatura, la palla poi termina in fallo laterale, che però viene assegnato, devo dire anche inspiegabilmente, al Napoli. Giusto, al Napoli, aveva toccato lui per ultimo. Tiziano, hai il calendario, vero? Sì, quattro giornate alla fine, ci sarà Roma-Chievo, Inter-Juventus e Torino-Lazio nella prossima giornata. Alla terz'ultima la Lazio ospiterà l'Atalanta, la Roma andrà a Cagliari e l'Inter andrà ad Udine. Alla penultima giornata Roma-Juventus e Crotone-Lazio e Inter-Sassuolo. Ultima giornata con la Roma-Sassuolo e lo scontro diretto Lazio-Inter. Veramente io credo che i tifosi della Roma dovrebbero invece tifare molto per la Juve. Perché se la Juve conclude, attenzione, grande opportunità del Napoli ancora. Con Hamsik, ancora in un taglio stessa a sinistra, posizione. Un po' più defilato, però il tiro è migliore di quello del primo tempo, e la palla che è andata a finire vicino al palo alla destra di Buffon, che però aveva dato la netta sensazione di essere comunque sulla traiettoria. Mancano sei minuti, traiettoria. Michele, eh? Sei minuti all'ingresso di Milik. Il timer Milik. Tu sei proprio sicuro, eh? Beh, io farei così. Poi al posto di chi? Al posto di Mertens. Ah, proprio esce Mertens. Sì, sì. Questo vuoi andare a dirlo?
Vediamo se succede. Il problema è che se entra fra e sei minuti... E comunque anche Zielinski a posto di uno spento Hamsik. Però anche Hamsik è un altro di quei giocatori che nel momento in cui sembra spento poi ce l'ha. Ma Zielinski è più acceso però. Vabbè. Tornando al calendario, secondo me la Lazio ha un calendario difficile perché escludendo il Torino, che dopo la sconfitta di oggi in realtà non ha più grandi ambizioni, quindi fa parte di quelle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, poi la Lazio comunque incontrerà squadre che invece in un modo o nell'altro di ambizioni ne hanno anche tante, perché l'Atalanta con la vittoria di oggi è sesta e quindi punta dritto verso l'Europa League. Poi la Lazio dovrà andare a Crotone e probabilmente alla penultima il Crotone sarà ancora in lotta e poi l'ultima allo scontro diretto. Di contro c'è da dire che la però Roma... Però c'è il scontro diretto in casa che comunque bene o male... Sì, è un minimo vantaggio. La Roma giocherà con il Chievo domenica prossima. Che notoriamente all'Olimpico Che però anche evapora. Lei è affamata. Sì, è vero che però il Chievo c'è da dire che è l'unica... tra quelle di zona retrocessione che potrebbe rischiare qualcosa, ma domenica c'è anche Verona Spal, per cui è uno scontro diretto e qualora dovesse uscire fuori un pareggio sarebbero di fatto condannate entrambe. Allora, mentre nel frattempo ho come visto qualcosa che è relativo a quello che dicevamo all'inizio, cioè nel momento in cui presa il Napoli vanno anche su Buffon, noi ci fermiamo un attimo, a fra pochissimo abbiamo un attimo di pubblicità. Allora, sempre 0-0 tra Juventus e Napoli, partita, ripeto, se devo usare un termine, direi piuttosto equilibrata, partita da 0-0, lo possiamo dire, per adesso è così. Sì. Adesso lo possiamo secondo tranquillamente dire, io credo che non facciamo torto alla prestazione di queste due squadre che probabilmente potevano fino a questo momento fare sicuramente di più, la partita più attesa dell'anno. Ma loro ci provano da 3 settimane soltanto di questa sfida, poi alla fine. Però si stanno annullando più che altro, anche tatticamente. Non è che loro non vogliono fare una bella partita, cioè ognuno ci prova. Poi c'è anche un po' di paura perché poi perderla è durissimo. Quindi l'idea comunque di preservarsi c'è sempre. Aveva, mentre nel frattempo sta attaccando il Napoli, attenzione, ancora una possibilità che però sfuma. Mentre nel frattempo caro Pino non è ancora entrato Milik. No, infatti stavo pensando e proprio siamo questo. Al 14esimo sta Pino, sbagliando per l'ennesima volta Sarri. 25esimo entra 25esimo. Tiziana, hai un po' di novità in giro? Pecchia. No. Eccolo. Madonna, era un velo. Eccola la novità reale. Questa ce la dobbiamo giocare però, dai, ho fallito di 3 minuti. No, vabbè, sì. E chi esce? Mertens. Meno male. Ma infatti anche a questo Napoli. Questo è un vantaggio di gol di notte. Per noi cui siamo preparati anche a Napoli, da 25 sì. anni da Michele Plastino, no. Ragazzi. No, diciamo, pensate al futuro. Ricorda, ti devi preparare perché... Esatto, ti devi preparare te. So, se poi fa gol Milik... Lo so. Devi alzare e andare. A me fa piacere, assolutamente. Le mozzarelle. No. Cioè, si fa piacere baciare abbiamo detto che abbraccio. Tu vieni in macchina o in treno? Sono in macchina. Allora prendila subito e vai a prendere la mozzarella. No, comunque Michele dicevo che era molto combattuta questa cosa anche a Napoli, se si discuteva se inserire Mertens o Milik. A Napoli stasera? Tu no, sei no, in contatto, no? No, no, da giovedì perché allora, lavorando anche a Napoli. Appunto, diciamo, oltre a essere preparata, lei è anche una professionista. A Napoli lavora in una trasmissione che segue molto in Napoli, che è condotta da un vecchio amico che è Raffaele Auriemma. Io ho conosciuto attraverso Raffaele Noemi quando abbiamo fatto trasmissione insieme ad Avellino, tra l'altro. Sì, è vero, una televisione campana di tutta la regione, ma che era Avellino, e quindi ha il tasto dell'umore, certo, no, della gente, quindi c'era questa controversia. Quindi sarebbero stati d'accordo con me stasera? Alcuni sì, forse. Sì, alcuni sì, per lo stesso motivo che dicevi sia te che Francesco, no, dello spaccare la partita, lo stesso inserimento di Zielinski al posto di Hamsik. Diciamo che Mertens è un po' senza fiato. Ma da un po', eh. Da 3-4 però credo che gli dia forse un po' più di sicurezza, no? Probabile a Sarri. Però... Tutto ma quello è che difficile in una partita come questa togliere Hamsik e Mertens dopo quello che il Napoli ha fatto con questa squadra, quindi diciamo anche per una questione
di nonnismo di spogliatoio, diciamo, per chi ha giocato un po' può capire questo linguaggio, era ovvio che giocasse sia con Hamsik che con Mertens titolari. Colui che ti ha portato fino a qui praticamente. Sì. Questo signore è stato un ragazzo da Serie C, comunque, però ve lo ricordo sempre. C'ha la faccetta la Dybala, c'ha anche il dribbling e così. Ha giocato comunque a certi livelli, sembrerebbe come se parlasse di uno che c'ha 60 anni. In realtà, deluso. Quando è che hai smesso il calcio professionistico? 2 anni fa. All'età di? Avevo 22 anni. 22 anni, questa storia di procuratori, le cose. Ha detto, voglio pensare, preferisco pensare ad altro. Allora, però volevo sottolineare, Oliver, però il Napoli non ha quasi mai mollato di prestare altro la Juve, eh? No, come però, diciamo... È nel DNA del Napoli e penso pure la Juventus se lo aspettava. Alla fine pure all'andata al San Paolo tatticamente ha seguito più o meno Oliver, attento a Milik adesso, che questo è quello di te, sta attento, ha parlato lui. Milik lo temo moltissimo. Lo vedo molto teso, capo, sulla partita. Allora ve lo dico, c'è calcio d'angolo a favore del Napoli per pochi secondi. Entriamo in un commento cronaca. C'è Rocchi che fa segno ai giocatori di stare attenti. Ti sembrerà strano, Michele, la mia attenzione è dovuta al fatto che questa partita è determinante per la Lazio. Sì, pensa. Aspetta un attimo perché seguiamo soltanto la battuta del calcio d'angolo, ribattuto, ma c'è ancora il Napoli in attacco con uno strano lancio poi in avanti. Attenzione, l'azione però era ferma, c'era stata una conclusione di Koulibaly, sì. Era già tutto fermo. Mi stavi dicendo? Ti stavo dicendo che questa partita, io per quello la sto seguendo con grande interesse, perché secondo me è determinante per la Lazio, per il piazzamento della Lazio, perché proprio per il calendario successivo. La Juve. Certo, la Juve se stasera dovesse vincere, incrociamo le dita, ovviamente avrebbe tutto un altro interesse nei confronti delle partite a venire. Sì, però un minuto, scusami, mi fa ridere, perché... Poi lo dobbiamo portare un attimo a darsi un attimo una specie di scossa, no? Fa tutto questo discorso come se lui finora avesse detto cose a favore della Juve contro il Napoli. In realtà invece ha auspicato il cambio del giocatore del Napoli che va a far gol e vince il Napoli. Quindi certo. Me deve vincere il Napoli. E se vince il Napoli è uno svantaggio per la Lazio. È un vantaggio per la Lazio. Ah, perché tu dici che la Juve... È un vantaggio. Certo. Io ho bisogno dell'elettroshock. Ha ragione, perché... Se il Napoli vince, la Juve è in corsa fino alla fine. Elettroshock a me, mi perdoni. Ma ci mancherebbe. Mi perdoni. Maestro, ci mancherebbe. Ma maestro, un po' in disuso perché ho già toppato. Prima con la striscetta rossa qua, poi adesso con te con tutto questo ragionamento. Per cui, vabbè. Chissà se Filippo ci vede. Ciao Filippo, noi ti vogliamo bene. Filippo sta per arrivare, mi hanno comunicato. Filippo sta tifando Juventus in questo momento come mai ha fatto nella vita. È ovvio. Ma non lo ammetterà mai. Va bene. Allora, secondo voi, un rapido sondaggio, la partita secondo te, Tiziano, Francesco, si schioda o no? Secondo me sì, si schioda. Si schioda. Secondo te, Pino? Ci sta, è possibile, perché comunque parliamo di giocatori di altissimo livello qualitativo, fanno una giocata, un'invenzione e fanno gol, quindi... Per te, Oliver? Si schioda... Con una deviazione, un gol in mischia, un calcio piazzato, un po' alla Zaza 2 anni fa. Sperando per la stessa squadra poi. Ero lì, era lo Juventus Stadium. Mio. Era lo Juventus Stadium. Sì. Era lo Juventus Stadium, quindi racconto una cosa da Juventino, te. Mancava pochissimo alla fine. Quindi ci stavamo guadagnando l'uscita, anche se eravamo in tribuna, pensando, siccome eravamo fuori in taxi, qualsiasi difficile trovare. Vedi? Non è così perché Torino città civilissima da questo punto di vista. E sta per essere fatto il secondo cambio. E mentre era così, mamma mia, ragazzi. Ragazzi, stasera, io l'ho visto all'uscita. Abbiamo fatto una lezione del piccolo gruppo. Tocca chiamare Pino però, Capo anche come opinionista a Napoli. No, il problema è, sai qual è? Sono già venuto. Mentre parlavo del gol. Sì, non c'ero io, però stavo raccontando questa cosa e lui ci parlava sopra. Pensa che dopo tutta questa cosa fate segna Juve. Cioè, quindi poi se la prendono con lui, cioè se succede tutto questo, no? Matteo, che piega può prendere questa partita? Tu sei un bello studioso, no? Da questo punto di vista. Sì, io ho dei dubbi che si sblocchi perché non vedo azioni pulite. Quindi il Napoli adesso ha messo il finisseur, come dicono in Francia, cioè l'uomo che define le azioni, ma non vedo ancora la palla sul centravanti
per quanto riguarda il Napoli. L'ingresso di Zielinski è importante per dare movimento e ritmo al centrocampo e magari trovare qualche inserimento che potrebbe portare il gol proprio dal centrocampo. La Juve mi sembra che controlli come sempre aspettando la giocata. Se andiamo avanti così non sono molto convinto che possa schiodarsi la partita. Per cui tu addirittura 0-0 rimane così. Simone, tu che idea ti sei fatta? Fin qui che è stata una partita priva di contenuti tecnici. Molto agonismo, pressing da una parte e dall'altra. Più pressing partita, più Napoli. Partita muscolare, anche non troppo corretta, diciamo, almeno in certi frangenti e in certe situazioni. 23esimo della ripresa, secondo me le squadre inizieranno anche a farsi due calcoli a un certo punto e forse arriveranno fino alla fine in questo modo. Dopo questo discorso, il risultato finale 4-3, perché poi il calcio è così, la vedo difficile. Però tu è molto dici... bloccata la partita, molto bloccata fin qui. Attenzione. No, c'è stata una conclusione di Insigne? Sì. Perché avendo monitor qui sotto con gli occhi... Lontano a Buffon, ma neanche... Sinceramente, insomma, come dici? Molto velleitaria. No, perché ha sbagliato il tiro. Allora vi spiego: ha tirato una botta che Buffon ha pagato. Insigne lì tenta sempre il giro che non gli è riuscito. Se da quella posizione a campo aperto gli riesce il giro, non c'è Buffon che tiene, perché lui è quello che fa il giro che va fuori la portata del portiere. Nessuna novità da nessuna parte? C'è una contestazione da parte dei tifosi dell'Udinese. E la squadra era rimasta allo stadio di Udine verso le 20, i tifosi hanno provato a introdursi all'interno ma sono stati fermati dalla polizia, poi la situazione è stata appunto tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine. E c'è anche una novità riguardo un allenatore che non è Pecchia, però è Montella, che rischia l'esonero dopo la sconfitta per 5-0 nella Coppa di Spagna contro il Barcellona. Fatale, oltre a questo risultato, anche le diverse sconfitte che ha ottenuto il campionato l'ex allenatore del Milan. Sarebbe grave, per lui mi dispiacerebbe molto. Sarebbe un record, due esonerati a stessa stagione. Sì, ha perso male questa partita, mi rendo conto, ma io non sono convinto. È molto che poi... severo. Sarebbe molto severo, come so, perché ha perso 5-0 la finale, ma ci è arrivato in finale. Non solo ci è arrivato in finale, ha eliminato anche l'Atletico Madrid e il Manchester anche, in Champions. Ma anche in Champions, no? In però Champions. In campionato è arrivato al ridosso della zona Champions e adesso è a 8-10 punti a memoria. Insomma, sì, comunque la Champions è sfumata, quindi è quinto, sesto. E poi il problema è anche che questa manita non guarda è neanche la prima, quindi ne ha prese già tre o quattro. Ma due esoneri prende due stipendi uguali? Come funziona? Sì. No, il Milan non lo prende più da quando quando ha firmato. Fermi tutti, perché non ci saranno gol per il momento, non ci saranno azioni stupende, ma noi la nostra parte la facciamo perché arriva lui, Lamberto. Mitico. E adesso parliamo di una grande novità a Roma: Baffolona Burger, hamburgeria e bisteccheria di ogni tipo e nazionalità. Verdure, galletti e tagliate con griglia sempre accesa dalle 7 del mattino con colazione all'americana, primi piatti aperitivi sempre aperti fino alle 2 di notte. Ti aspetta in via Tuscolana 969, telefono 06 86 988 768, o su baffolonaburger.it. Baffolona Burger, il regno della buona carne. Allora, intanto un attimo, è entrato Mandzukic? Sì. Sì? Fuori Douglas Costa. È fuori Douglas Costa, quindi adesso basta. Cambio secondo me sbagliato da parte di Allegri, mi auguro che sia sbagliato, però secondo me cambio sbagliato. Perché tu Costa è uno che te resti sempre. Io sempre. Ecco, giocano su Mandzukic. Secondo me si punta sui cross, magari qualche testa contro Isai che è nettamente... No, cercano Mandzukic per il pressing del Napoli adesso, quindi se il Napoli va lo cercano e poi c'è un inserimento. Più che altro il Napoli sarebbe potuto passare anche 4-2-3-1. No, non lo fa, non lo fa. Ma questo può essere il limite proprio. Sì, non lo fa. Isai è pericolosissimo. Allora, intanto approfittiamo e io tengo sott'occhio chiaramente la partita. Il pallone adesso è sulla fascia sinistra in attacco della Juventus con un lancio da tre quarti che non arriva però a quadrato. Attenzione perché riparte il Napoli, in questo caso in maniera un po' leziosa, non con la consueta velocità,
vediamo che succede, perché dà tempo alla Juve di rimettersi a posto dietro, ma attenzione perché adesso si sta sviluppando meglio l'azione, attenzione all'1-2, questa era potenzialmente una buona azione, nell'1-2 la palla di ritorno di Zielinski non è stata delle migliori, attenzione, teniamo ancora con Mario Rui la cronaca per pochi secondi, tiene palla sempre il Napoli, la Juve però si è arroccata dietro, c'è un lancio in avanti, attenzione, mamma mia ragazzi, Caleon, questa sì, la più grande opportunità di tutta la partita, con una straordinaria parata di Buffon, perché non so se sì, è stato segnalato forse fuori gioco, perché ho visto Caleon. Ho visto un po' di complimenti alla madre del guardalinee. Sì, perché c'è stato un lancio che ha tagliato tutto, è arrivato lui in semirovesciata quasi, grande parata di Buffon, ma il gioco credo che fosse in ogni caso... stato arrestato. Secondo me non c'era il fuorigioco. Per un pizzico forse sì. Con il VAR, se avesse segnato. Questo continua a scrivere. Lo avremmo visto meglio al VAR. Abbiamo selezionato comunque alcuni messaggi già arrivati anche stasera. Prego. La prima domanda è proprio per te, Michele. Con che modulo affronteresti il Liverpool? 4-3-3 o 3-5-2? Mario. No. 3-5-2 no. A questo punto o ti metti a scopa, cioè 4-3-3. Oppure, se vuoi andare a aggredire, riproporre il 3-4-1-2 o il 3-4-3-3. Il 3-4-3. Ok. Dybala non ha la gamba per fare l'esterno questa sera, lo ha dimostrato. Siete d'accordo? Per fare che? L'esterno. Come... No. Ma non ha la gamba proprio in questo momento. No, ecco, esatto, no per non fare l'esterno. Perché io lo vedrei bene che il giocatore che ha certe caratteristiche, come Falzerano, sono quelli che saltano l'uomo e quindi saltano l'uomo meglio anche se convergono al centro perché prendono meno calci, no? Per cui mi piacerebbe rivederlo in un'altra partita in quel ruolo. Poi? La terza è per Pino Capua. Questa Lazio, per qualità di gioco e tecnica dei calciatori, doveva arrivare terza tranquillamente, senza giocare nessuno spareggio. Cosa ne pensa? Doveva giocare terza. Doveva arrivare terza tranquillamente. Beh, ma se ne è parlato tanto, purtroppo quest'anno effettivamente ci sono delle situazioni che hanno penalizzato molto la Lazio. Non piangiamo più, speriamo che fino alla fine dell'anno non ci siano più situazioni simili, ormai quello che è successo, però è vero, sono d'accordo con l'ascoltatore. Allora, mentre sta attaccando ancora il Napoli, però l'azione è stata interrotta, questa sera che è stata una sera speciale con molti giovani, che posso dire un po' miei ragazzi, abbiamo parlato a lungo già del piccolo gruppo, ma soprattutto perché formano la grande squadra del socialfootballtv.com, date a dare un'occhiata, è il momento di rivedere il nostro spot, che tra l'altro è stato anche premiato perché è uno spot, una delle cose più belle, non fatta tra l'altro da me, ma dal gruppo di lavoro, tra Stefano, Andrea, con Alberto, insomma, è uno spot di grande emozione. Allora, siamo entrati praticamente negli ultimi 14 minuti più recupero, tra l'altro ringrazio lo staff che rimarremo ovviamente dato che abbiamo fatto questo servizio questa sera qualche minuto in più, cioè fino al termine della partita. Partita che non cambia di nulla
in questa fase. Nonostante cambi... No, è tutta lì. Può essere così oppure la risolve una giocata o una geometria, per dire, il Napoli. Attenzione adesso a Insigne. Partito il Napoli, cerca l'1-2 con Milik che non gli riesce per un soffio e sfuma questa opportunità. Stiamo proprio dicendo o una giocata o una geometria, questa sarebbe stata una geometria. Noi come al solito facciamo anche questo ping pong tra notizie e informazioni tra Lazio e Roma, e quindi Tiziano mi stavi dicendo... Sì, che oggi la Lazio con questa vittoria per 4-0 con la Sampdoria ha ottenuto diversi record. Intanto sono 117 i gol stagionali della squadra biancoceleste, superati 109 della Lazio scudettata di Eriksson, 83 solamente in campionato. Per ben 9 volte la Lazio ha segnato 4 reti e per ben 15 volte la Lazio ne ha segnate 3 in una sola partita. Con questo gol De Vrij sale a 6 reti in campionato ed insieme a Naldo, il difensore dello Schalke 04, è il difensore più prolifico di tutta Europa. Immobile con questa doppietta sale a 41 ed è il giocatore che ha segnato in Serie A più di tutti nella storia, e con Luis Alberto forma la coppia più prolifica della storia della Lazio, tra l'altro battuti Immobile e Keita dello scorso anno. Però perdonami, scusa, hai detto una cosa... Come il giocatore? Non è Higuain che c'è il record? No, 41 gol stagionali tra campionato e coppa. Ah, io parlavo del campionato. Il campionato a quanto sta come potenziale dal record di Higuain? No, Higuain fece 36 gol, credo. 36. Immobile è 29, quindi insomma dovrebbe farne 7 in 4. Che... Beh, insomma. Servono tre doppiette per un gol. Sul pallone, sulla scarpa d'oro. Secondo posto insieme a Messi. Ha raggiunto oggi il secondo posto insieme a Messi. Sì, anche se quello è il titolo che vale di meno. Me sinceramente non è un titolo che sinceramente vale conta. Sì, certo. Sì, vale di meno. Allora, ripeto, sempre 0-0, ma dato che appunto lavorando lei a Napoli, mi racconti un po' questa settimana come è stata vissuta l'atmosfera a Napoli e soprattutto come sono cambiati gli aspetti psicologici. Io sono andato a Napoli l'ultima volta quando il Napoli era in testa. Quindi era tutta un'altra sensazione. Adesso come la vivono? No, ma ci crede, cioè Napoli ci crede, e, insomma era il big match, nel senso che questa sera sì, chiaramente tutto dipende molto, no, da questa sera, però io penso che comunque si continuerà in ogni caso, a prescindere dal risultato, a combattere fin quando la matematica lo permette. Allora, cioè, questa è l'atmosfera. Sì, Napoli è sempre anche un po' magica. Dicevo, c'era un altro accenno di... Perché mi sa che quando Reina ha messo il pallone a terra per ricalciare, qualcuno è andato per cercare di prenderlo, che era una mia specialità quando giocavo. Sai quando i portieri mettevano... l'avevi visto già fare una volta. Tu gli andavi dietro, andavi glielo sfilavi. Fece uno storico gol Peirò nell'Inter. Il Liverpool. 3-0, Liverpool, finale sì. Coppa dei Campioni sì, 65. Sì, sì. Mentre il portiere palleggiava, lui gliela tolse nel palleggio. Sì. Perché Matteo non sembra, ma c'ha 101 anni. Vero? Vedi anche la barba. Attenzione al Napoli. No, conclusione velleitaria. Niente da fare. No. Siamo entrato Rog adesso al posto di Allan. Anche Rog al posto di Allan, questo non l'avevi detto. È perché non so neanche chi è Rog. Anche... Come non sai? Fa parte, cioè, diciamo, del mio cambio inusuale. Questa conclusione della distanza di Milik ti fa capire che ancora non è entrato proprio in partita con la testa, perché calciare da lì in quel modo. È rimasto molto deluso Pino da questo. Sì, decisamente. Da questo episodio. Vabbè. Le avevo azzeccate tutte. Allora, una delle cose che succede una volta in televisione è prendere delle scelte, no? Questa sera scelta giovanile, partita storica questa qui, però poi Filippo riviveremo, ci voleva, però se era 4-4 sarebbe stata un po' più emozionante, no? Giusto? O no, Pino? Oddio, 4-4, ma chi li fa? Non è mica semplice. L'ho detto per dire, mi dai una risposta tecnica. Secondo me ancora non è finita la partita. Ah, Pino rilancia ancora. Ma poi comunque storicamente in Italia le partite di cartello sono sempre partite bloccate. Vero. Sì. Cioè non esce, è strano che venga fuori il 3-2, 3-1. Le partite di cartello, cioè molta tattica, molta partita a scacchi tra gli allenatori e la decide l'episodio. Poi tra l'altro questa sera noi il giudizio che dovremo dare non può essere legato al risultato, vi spiego. Perché poi magari all'ultimo minuto succede qualcosa, noi abbiamo avuto, e ringrazio, la possibilità di andare un po' avanti, ma al termine della partita dobbiamo chiudere.
Quindi quello che abbiamo avuto da questa partita ce lo dobbiamo dire un po' prima. Attenzione, calcio di punizione. Dopo questa punizione devo dirti delle cose. Sì, però. È un lancio di Pjanic, ecco, la palla scorre. No, perché la temevo, allora ti dico che secondo me Sarri a questo punto o decide di tentare di vincere a tutti i costi, quindi scatena quest'ultimo quarto d'ora i giocatori. Come li scatena? Cioè, non è che uno ci... no, scatena. No, in questo momento il Napoli sta subendo. Ma e no. In questa situazione, ti assicuro, la Juve è molto favorita. Sì, in questa situazione, tipo una punizione del genere, però non passa sta in vantaggio Higuaín a tre minuti dalla fine e finisce. Non sta subendo, però il Napoli ci prova. Vero, non è che... tifoso del Napoli. Però il Napoli che ci sta provando come se Milik fosse Mertens, che sta giocando praticamente solo tre quarti. A questo punto azzarderei pure qualche crossetto in più da parte per il numero 99. Intanto adesso riparte il Napoli. Sbagliato il passaggio da parte proprio di Rock, se non sbaglio. Ecco ancora il Napoli che fraseggia sulla destra con Calaioni, il tocco ancora indietro, cerca il taglio, svirgola male, dovrebbe essere Benatia, ancora il Napoli in avanti, c'è un po' di apprensione devo dire nella difesa della Juve, l'ho già visto in 3-4 circostanze, anche se poi la partita è bloccata sullo 0-0, ritorna il Napoli a fare quella specie di calcetto ai limiti dell'aria, il tiro, la conclusione, la parata di Buffon, come vedi nel calcio tutto è possibile, c'è stata questa conclusione dalla distanza e la parata, anche questa bella da parte di Buffon. Bravo. Che in questa partita mi sembra quello più reattivo in assoluto. Assolutamente, ecco, sì. Abbiamo la possibilità. Mi auguro di che non smetta, Michele, spero tanto che non smetta. Era Zielinski? Se non sarebbe sbaglio. Un peccato. Il tiro era di Zielinski, un bel tiro, piazzato bene Buffon che respinge. Io non lo prenderei alla Lazio. Tu Buffon, l'unica squadra che sembrerebbe che gli fa la corte è il Boca in Argentina, non è? Ma tu, scusa, non ho capito, vuoi diminuire la media giovanile della Lazio, Lichtsteiner, no, non è quello. Buffon. Secondo me un anno di Buffon farebbe crescere uno stracoscia che quest'anno, soprattutto in queste ultime partite, sta dando qualche piccolo pensiero. Ah. Il Napoli non è che non ci prova, per me ci prova. Il problema è che poi non arriva fino in fondo. Manca questo lucidità. Come se mancasse manca un po' di ossigeno. Però lo ridico come ho detto prima, ricordiamoci il contesto. Il contesto è che stiamo giocando a Torino e allo Juve Stadium. E manca anche 6 minuti. È vero che fino a un certo punto inizia a subentrare anche l'agitazione. La palla adesso non pesa come al decimo del primo tempo, quindi sì. Ci sta tutto. Ecco, però sta subentrando ormai il calcolo delle due squadre, secondo me, perché a 6 minuti dalla fine a questo punto il pareggio potrebbe andare bene a tutte e due. Allora, al Napoli perché la Juventus ha due trasferte ostiche, perché certo, contro l'Inter e contro la Roma non sono due trasferte semplici. La Juventus stessa comunque uscire indenne dallo scontro diretto, avendo comunque alla fine il computo delle due partite a vantaggio, perché ha vinto a Napoli, ha pareggiato a Torino, quindi in caso di arrivo alla pari la Juventus avrebbe comunque il vantaggio, quindi i 4 punti di stasera sarebbero poi 5 qualora arrivasse l'incastro, è un pareggio e la vittoria. Esattamente, per cui io penso che a questo punto in campo si stia facendo questo tipo di ragionamento. E poi anche Michele, allo stadio ha vinto solo la Lazio quest'anno. È abbastanza complicato il pareggio con 4 punti adesso di stacco. Si lascia andare il giocatore della Juve che chiedeva il fallo, però poi c'è Calaion che riconsegna il pallone. Calaion è un altro in condizioni disperate. Della Juventus, allora... In questo finale c'è la sensazione, ecco, che la Juventus spinga un po' di più, come diceva Pino poco fa, e in queste circostanze se poi il Napoli si arrocca la Juve trova le possibilità proprio per il suo tipo di gioco. Invece bisogna vedere se il Napoli riuscirà a fare qualche partenza lucida ancora, perché se la Juve viene in avanti ha più spazio il Napoli. Ormai è tutto lì il discorso. Però il Napoli mi sembra stanco, fa fatica a uscire con la rapidità con cui riusciva a andare dall'altra parte, almeno per i primi 70 minuti di partita. Sì. Adesso mi sembra il Napoli che è un pochino più macchinoso, un pochino più lento nell'uscita. Lo sai che avrei, sì è vero, avrei difficoltà a dire pure chi è l'uomo partita stasera, sinceramente non saprei. Non c'è da nessuna delle due parti, eh? No, da nessuna delle due parti. Beh, Buffon un paio di interventi significativi ha fatto. Però se dici così, allora il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più, perché se tu segnali... Due tiri in porta con due belle parate l'ha fatte, però. E quindi è lì. Dall'altra parte Reina
di fatto niente, non è quasi mai intervenuto, però la Juventus ha colpito un palo con Pjanic, comunque deviazione, sì, però, deviazione o meno, è una punizione alla fine, comunque anche lì la Juventus è il suo. Allora, manteniamo una tradizione perché mancano 5 minuti alla fine della partita, 4, poi più recupero, dobbiamo intanto cominciare con i commenti, però la tradizione fa sì che ogni puntata che poi noi teniamo registrato diamo la classifica finale, a parte Juve-Napoli, per la Champions, la tua classifica finale, terzo Pino? Terza la Roma, quarta la Lazio. Ok, quindi quinta l'Inter, per te? Terza la Lazio, quarta la Roma. Avevi detto prima, Simone a fine trasmissione di nuovo? Terza Roma, quarta Lazio. Oliver? Concordo, terza Roma, quarta Lazio. Matteo? Terza Roma e quarta Lazio, sì. Terza Lazio, quarta Roma. Bene, Tizia, approfitto pure di te, per te? Terza Roma, quarta Lazio. Terza Roma, quarta Lazio. Nessuno si fida dell'Inter. Lei, no, facciamoglielo dire. Ah no, lei l'ha già detto prima. Io già l'ho detto chi prima. Chi prima? No, penso la Roma, penso la Roma. Terza Roma, sì, quarta Lazio. Tutti a sottovalutare l'Inter però, eh? Va bene. Allora adesso, siccome manca poco, e quindi intanto comincio già, noi rimaniamo fino alla fine, ma datemi il tempo di salutare tutti coloro che hanno lavorato con noi in questa strana partita che doveva essere di grande entusiasmo, di gol, eccetera, invece siamo 0-0. Però intanto ci auguriamo di aver reso un servizio, come abbiamo già detto, a tutti quei tifosi di Napoli e Juventus che sono nella nostra regione e che, non avendo Sky, non avevano la possibilità almeno di seguire, stare e condividere questa partita. Grazie ad Alberto Cangichiodo in regia e a tutta l'equipe che lui ha diretto qui dietro le quinte, dai cameraman, a tutti i tecnici, al grande vecchio Michele, ai miei coautori che sono Stefano Scaglietta e Andrea Bertoli. Quindi grazie a tutti voi per il lavoro svolto, guadagno un po' di tempo perché poi dovremo proprio chiudere. E allora in questo finale vorrei un rapido giudizio con un aggettivo da parte vostra per tutte e due le squadre. Lo fate prima che finisce la partita. Attenzione, ancora un'azione pericolosa però del Napoli. È ancora una grande parata di Buffon. Questa è una parata che è la migliore finora, gli rimbalza proprio davanti. Allora spieghiamo l'azione. C'è stato un cross di Insigne con il pallone che passa davanti a un po' tutta la difesa, per cui Buffon deve attendere se qualcuno lo tocca, c'era Caleglione appostato, ed essere pronto a prenderla se nessuno la tocca. Così è stato. E ha mandato il pallone in calcio d'angolo, ora lo seguiamo un attimo. E qua lui sta aspettando Milik. Ecco il cross, il colpo di testa, il gol del Napoli. Koulibaly ha segnato. Koulibaly era esattamente quello che ha segnato il Napoli al 44esimo. Abbiamo confermato il mio ennesimo pronostico vincente. Ha segnato Koulibaly con uno stacco straordinario, ha schiacciato Napoli che sta vincendo a Torino. Immagino in questo momento il rumore della città di Napoli. Non chiedo commento a Oliver, basterebbe vederlo in faccia in questo momento il nostro Oliver, che è sulla disperazione. Il cross era di Caleglione, uno stacco perentorio. Io ti dico nel modo più aspettato, perché il Napoli negli anni non è mai stato enormemente sui calci d'angolo, non ha mai segnato tantissimi gol. Però ragazzi, si è sbloccato. Responsabilità della difesa della Juve, come in Champions, cioè tu non puoi far saltare così indisturbato. Come col Benevento pure. Come col Benevento. Sempre benati al marcatore poi. Sì, no, voglio dire, ragazzi, fai saltare così Koulibaly è clamoroso. Adesso, se dovesse finire così è il giro 3 della minuti medaglia. Solo di recuperi. Adesso vediamo che cosa accadrà. Che hanno chiesto la VAR? No, di che? Non credo. Gran gol di Koulibaly. E adesso io scommetto con voi, il Napoli non si arrocca ma andrà a cercare ancora di più tutti i portatori di palla. Vediamo se io conosco quella mentalità lì. Lontano la palla dall'area. Adesso quindi viviamo questi 3 minuti pazzeschi, guardate com'è strano il calcio, mentre vi chiedevo i commenti. Non faremo in tempo a dare tutti, credo, i commenti. Simone, se definisci questa partita, come la definisci? Sorprendente. Matteo, tu come la definisci? Sì, è imprevedibile il finale, sorprendente anche per me. Quindi intanto saluto Pino Capo e saluto Simone Pieretti. Grazie. Perché fra poco, no? Dovremo chiudere. Grazie Matteo. Grazie ovviamente. Tu come la definisci questa partita? Vedi come il Napoli va a pressare. Io come dicevo, la definisco boomerang perché il Napoli segna di testa all'ultimo, e boomerang perché la Juve perde 0-1 in casa con un episodio. Allora, a parte che la partita non è ancora finita, Oliver, come la definisci? Decisa dagli episodi, come doveva essere. Onore al Napoli che
ha sfruttato l'episodio giusto. Alessandro? Thriller, sincero, vado col thriller perché aspettarsi quel gol quando non sarebbe, nessuno se lo aspettava più, quindi... Allora, ovviamente intanto ringrazio te Alessandro, anche ringrazio Oliver, ringrazio a te, Francesco, ma tanto abbiamo ancora il tempo velocissimo. Grazie Tiziano, ci sono novità da nessuna parte? Nessuna novità. Racconta secondo te al volo che sta succedendo a Napoli in questo momento. No, è un casino adesso. Penso sia abbastanza un casinata. Se finisce così ci sono caroselli per la città. Guarda, cioè sarebbe una cosa che non succede, penso. La Juve ha pareggiato a Ferrara. Quando è successo l'ultima volta che ha vinto il Napoli a Torino? 2009. Prima dello Juventus Stadium. Appunto. Qui escono tutti di casa. Stasera a Napoli, poi anche serata calda, escono tutti di casa. Siamo ormai praticamente... La presa di Torino. A meno di un minuto. Intanto saluto te, Noemi. Ciao, Michele. Ciao, tanto poi chiudo. Chiudo io, fra poco, mancano pochi secondi. È Buffon che rilancia ancora il pallone. Lo rilancia nella metà campo del Napoli. Salta ancora Koulibaly verso Insigne, che scaramente il pallone lontano dove sta difendendo adesso il Juventus. È bravissimo il Napoli che va ancora ad aggredire per non farci dare il pallone con tranquillità. Sbaglia il passaggio, poi ancora Piani. C'è ancora la Juventus per un altro errore, ma attenzione perché si è in possesso del pallone Insigne, ma colpisce di mano. E dà questa possibilità, se non fischia prima, di mandare tutti sotto per battere un calcio di punizione da tre quarti di campo sulla destra alla Juventus. Questa è l'ultima opportunità per la partita da parte della Juve per pareggiare l'incontro. Napoli fa proseguire, ecco il lancio, un colpo di testa, l'azione poi non viene ancora liberata, non fischia ancora Rocchi. Manca ancora qualcosa, non guarda l'orologio, non so perché non fischia. E adesso vediamo. Non ha ancora fischiato. No, sembrava, ma non ha ancora fischiato. Ha segnato, credo, un calcio di punizione per il fuorigioco dei giocatori della Juventus. Non ha ancora fischiato la fine della partita, c'è un supplemento, per cui non è così. C'è il calcio di punizione per me, arriva forse a 60, ha fatto un minuto in più, i tifosi del Napoli con le corna, vediamoli nelle tribune in questa fase finale. Sono fantastico. Senti, il nostro amico Alessandro... Aspetta, non abbiamo tempo. Abbraccio lo stesso. Non abbiamo tempo per fare nulla, c'è ancora il lancio in avanti, la ribattuta da parte della Juve, tiene palla il Napoli, l'arbitro che sta per fischiare, eccolo il triplice fischio finale da parte di Rocchi, Napoli 1, Juve 0 a Napoli, nella commissione che vediamo dei tifosi del Napoli che sono allo stadio, vi lasciamo, campionato che si riapre. Allora una funzione almeno l'abbiamo avuta, mi dispiace. Ditemi bravo, stai tranquillo, tutto dite bravo, bene. Sono stato lui. E poi abbiamo trovato l'uomo partita. Dobbiamo andare l'uomo partita era Koulibaly, chiaramente. Con questo vi salutiamo, grazie, a domenica.